Ciao amici e amiche, come state ragazzi? Allora, condividiamo la live, amici. Ciao, 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 ciao a tutti. Oh, per fortuna si è chiusa. C'è un vento becco incredibile. Stasera il drago è arrabbiato. Perché? Perché Sound Alert non è implementato? Sì, forse perché l'ho messo in OBS, ecco perché. Adesso ho capito, vabbè. Perché è attaccato sul canale, ma non avendo OBS non mi fa vedere, quindi dice che è disabilitato. Ok, perfetto, abbiamo capito perché non funziona il Sound Alert. Sound Alert. Ciao Nello, grandissimo! Ciao amico mio, è un po' che non ti vedo, come stai? Come stai amico? Tutto bene? Oh, andiamo a vedere il tuo replay. Allora, fammi finire questa gara e ricordamelo subito quando finisco. Sai che io non mi ricordo, eh? Sì, assolutamente, assolutamente. Ok, vado a vederlo amico mio. Ricordamelo però, eh. Adesso devo finire questa gara perché ho bisogno di soldini. Sai che Nello hanno tolto praticamente la Tomahawk? Cacchio! Dai, dai, andiamo subito allora, aspetta. Finisco subito la gara, dai, finisco subito la gara. Tra poco quanto? Ce la fai a star qui? Allora, 6G, quanti giri sono? 6? Beh, io lo vado a vedere comunque anche dopo, Nello, comunque non è un problema. È che devo per forza finire questo perché stasera devo comprare la macchina, la Jaguar da 12 milioni, amico mio. Perché sai che tra un po' la toglieranno e la Jaguar da... Ciao Loki! La Jaguar da 12 milioni, grazie amore mio. Ciao Loki, grandissimo amico mio, come stai? Mamma mia Nello, oggi Loki mi ha fatto disperare. Pensavo che se ne andava, mi ha fatto uno scherzo. Mi ha lollato oggi l'amico Loki. Grande Loki, per fortuna che sei qui con noi Loki. Amico, ma se te ne andavi Loki, davvero giuro che mi facevi veramente, veramente... Mi rendevi triste perché sei sempre dentro, sei mitico, quindi non farmi più questi scherzi, amico mio. Allora, devo andare a vedere il replay di Nello. Loki, ricordamelo, tu che sai che mi ricordi le cose perché io a un certo punto, dopo tutti sti giri, non mi ricordo più niente. Allora, ragazzi, hanno tolto la Tomahawk. Amico mio, sono già 20 minuti, 10 minuti, 15 minuti che sono dietro. Scusa, ci ho interrotto io? Non ho capito, Loki. No. Aspetta. Scusami, amico mio Nello, caspita. Comunque la vado a vedere assolutamente anche se non ci sei, eh. E andiamo a vederlo al massimo. Tu non sei sul cellulare, Nello? Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti, benvenute. Andiamo a fare la Jaguar da 12 millions. Andiamo a comprarla, siamo già all'ottavo giro. Dai che Nello, la finiamo in fretta, la finiamo in fretta, dai, cerco di non... condivido dopo. Auto preferita, colore preferito. La mia? Allora, sicuramente è rosso. Su Gran Turismo, beh, anche nella vita, sinceramente. Allora, l'auto preferita è la Ferrari FXX. È quella che secondo me nella vita è quella che mi piace di più. È rossa, rossa, il rosso nelle auto mi piace tantissimo. Nella vita ho fatto Monza online, partito uno solo. Nello, grande! Primo online sei partito e primo sei arrivato, grandissimo amico! Dai, dopo vado a vederla sicuramente. Adesso vediamo se riusciamo a finire in fretta sta gara qui che l'ho già iniziata da 20 minuti, mi gira le scatole. Cioè, da 15 minuti, scusa, metà è all'incirca 30 minuti.
facciamo veloce veloce, così andiamo a vedere il tuo replay in live, amico mio. Come si dice, cosa stavo dicendo, non me lo ricordo più, ragazzi, sono diventato vecchio e non mi ricordo le cose. Tra l'altro Carla arriva, apre le porte, se ne va. Sì, scusami, allora la FXX rossa come auto dei sogni, che te la sogni di notte. In realtà a me piacciono molto scure, tipo la mia Nissan Qashqai l'ho comprata grigia scura metallizzata, perché sia meno problematiche con la polvere, graffietti, tutte queste robe, sai, la sciura col carrellino che arriva, ti fa il segno e infatti non si vede. A te quante macchine hai rimaste da prendere per fare l'obiettivo? Allora, in tici per comprare tutte le macchine penso che me ne mancano una ventina, proprio del gioco, 20 macchine per avere tutte le auto del gioco. Il problema è che per comprarne ancora credo una decina, dopo devo aspettare che escano tutte nello storico qua, nelle auto storiche. Ah, per l'obiettivo Le Mans. Per l'obiettivo Le Mans. Sai che forse non l'ho fatto neanche? C'è qualcosa di online per la Le Mans? Scusami, Nello, perché sinceramente stavo... È due giorni che stavo facendo anche altri giochi in live e sono rimasto un po' indietro. L'unica cosa che so è che non si può più farmare con la Tomahawk. Allora, su Gran Turismo quella che mi piace di più è questa qui, perché ragazzi, come GR2 tiene la strada in una maniera impressionante, che bisogna prendere tre auto leggendari. Ah sì, a me manca solo quella di stasera, la Jaguar, per quello che sto facendo il farming anche in live, perché di solito lo facciamo un po' di farming, lo faccio Nello senza essere offline, no? Faccio il farming perché poi alla fine fare 3, 4, 5 volte la stessa pista, per voi che vedete è un po' noioso, capito? A parte che è gara e non è farming di Tomahawk, che là veramente era noiosissimo. Quindi questa è gara. È quella che facevo prima comunque della Tomahawk su Sardegna e prima della Tomahawk su Tokyo, comunque. Ah, non sai quali devi prendere? Ah, io lo so. Allora, se hai un attimo di tempo te lo dico. Vuoi che te le dico quali sono le macchine da prendere? Aspetta, fammi cercare un secondo. Allora. Ok, arrivo, dodici Loki. Aspetta che sto cercando. Ok, allora un secondo che sto cercando dove l'ho messa la foto delle tre auto. Io ce le ho tutte e due, mi manca solo la Jaguar di stasera, mi manca la Ferrari, mi hanno detto, ma non sai qual è, adesso te lo dico io. GBR, come si fa a farmare? Ha detto, te lo spiego, amico mio. Allora, se non sei iscritto al canale, grandissimo GBR, iscriviti subito al canale e adesso ti spiego come si fa a farmare. Che io faccio un sacco di robe di Gran Turismo, di Formula 1. Domani la gara intero come la fanno loro, Formula 1. Vi aspetto le due, 60 giri, quello che è i giri reali, li facciamo insieme. Poi dopo ci sarà anche Formula 1, quello nuovo, comprato. Sto dicendo adesso all'amico... All'amico Nello, no, stavo vedendo se c'era qualcuno nella chat perché non la vedo qui, ragazzi, un secondo, devo andare a cercare la foto. Quali sono le macchine per il trofeo? Dopo, GBR, ti dico esattamente come farmo io, allora, perché la Tomahawk non funziona più, quindi non c'è niente da fare, non ci sono per adesso ancora glitch e robe varie che hanno trovato per farmare. E quindi bisogna aspetta che intanto che guardo qui la foto per l'amico Nello, devo curare anche che se scrivete qualcosa, un secondo solo ragazzi, che prima cerco la foto, prima riusciamo a finire la gara, andiamo a vedere il replay del mitico Nello. Allora aspetta, c'avevo la foto, dov'è che è? Eccola qua. Allora, una è la Jaguar XJ13 del 66, ok, che è quella di stasera, cioè quella che andrò a comprare io. L'altra, amico Nello, è la Ford Mark 4 Race Car del 67. Questo serve per il trofeo, ragazzi,
E l'ultima che ti manca è la Ferrari 330 P4 del 67. È questa l'anello 330. Aspetta che te lo scrivo anche così. Allora. Ciao Giulie! Ferrari. Ciao! 330, sì. 330. Ciao Giulia, mitica amica mio. Allora, non la puoi trovare, Nello, purtroppo. Ma io dove sto scrivendo? Ma che cacchio ne so, ma raga. Oh, no, scusami, raga. Ho fatto un casino col computer. Ma che cosa ho fatto? Non stavo scrivendo. Vabbè, dai. Comunque hai capito qual è. Ah, sì, Giulia, grandissima, grandissima. È la P, è 330 P4 del 67. Amico Nello, devi aspettare che venga fuori tra le storiche. Non c'è modo di comprarla. Quindi, come questa è uscita fuori nelle auto storiche, devi aspettare che girino e ti ritrovi la Ferrari 330 nelle storiche. Quindi il mio consiglio è di tenere via un 5-6 milioni di crediti, così appena uscirà ancora, perché sono a rotazione, Mi ha detto Frank che non può entrare. Cosa? Dove non può entrare? Giulie? No, non ho capito, Giulie. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissime. Ma dove non può entrare, scusa? Perché non può entrare il Frac? Perché? Perché, scusa, non può entrare? Che errore gli dà? Il mitico Frac. Non riesce a scrivere. Adesso finisco la gara e vado a vedere, ma non c'è impostazione. Ci guardi, poi mi scrivi su Instagram. Ci guardi, ma per che cosa? Per il replay? Ah, non lo so perché il mio frac. Aspetta un secondo, Giulie. Nello, cos'è che ti devo scrivere che guardo il replay? Ah, ok, per il replay va benissimo, amico. Sì. Va benissimo, dai. Se devi uscire, vai pure. Io adesso, guarda, tra 6 giri, sono 12 minuti, finisco, vado subito a vederlo, ok? Se sei ancora dentro il live, figato, lo vediamo insieme. Se non sei in live, comunque poi ti scrivo su Instagram. Ma dove ti scrivo su Instagram, scusami? Fammi capire su Instagram. Instagram. Mi mandi un messaggio, Nello, per piacere? Così lo vedo adesso. Ah, eccolo qua. Antonello, vero? Ok, ok, ce l'ho, c'è. Ok, ok, Antonello, va bene, va bene. T'ho visto. Bella, ragazzi, ciao amici e amiche. Stasera correrà anche Carla, dopo, Se è andata a farsi bella per voi. No, Carla è sempre bella. E allora, ho problemi, nel senso che Frac non riesce a entrare nella live e la cosa mi sembra veramente strana, perché non è successo nulla. Ok. Ho salutato Nello. Giulie mi doveva mandare un vocale. Ciao amici e amiche di Twitch, come state, ragazzi? Mega serata GT7 sabato sera 28 maggio 2022 o 2022 come fanno i fighi. Che è più bello dire 2022. Un vocale su WhatsApp. Sì, l'ho visto adesso. Finisco la gara, lo ascolto, No, non lo so perché Frac non può sinceramente entrare e scrivere nella chat. Non c'è stata nessuna modifica, non c'è stato niente. Quindi non lo so perché succede queste cose, ragazzi. Gli hai detto di chiudere Twitch e di provare a riaprirlo? O di magari aprirlo non sul cellulare ma su un computer, Giulie? Prova a scrivergli quello, per piacere. Perché oggi c'era Frac, l'ho salutato un botto, ci siamo anche parlati. Frac, mandi che lui ti vede la tua live ma non riesce a scrivere. Però non l'ho, non ci sono ban uno per scrivere o non scrivere, quindi a parte che chi l'ha fatto il ban? Nessuno. E poi tu, Giulia, per caso puoi provare a attaccare il computer, se hai un attimo di tempo, e vedere se c'è qualche impostazione
tipo qualcosa da moderatrice nel canale che magari è stato toccato o non lo so. L'unica cosa che ha messo il mitico Monster oggi è che non si possono dire le parolacce, non si possono scrivere, quindi ha fatto la restrizione di quel genere, perché purtroppo oggi è entrato un personaggio, un hater, non so come, comunque è entrato uno di quelli e abbiamo rimesso l'impostazione che io comunque avevo già messo, quella che non si può dire le parolacce, quindi. Ciao Nick, grandissimo, bella lì raga, dai che ci siamo tutti. Infatti, quindi non capisco per quale motivo non lo fa scrivere, ti dico la verità. Aspetta Giulio, non è che lui magari ha scritto una parola? Non è che sto personaggio qua che è entrato ha segnalato tutti? Quelli che erano in chat? E c'è tipo una segnalazione, non può scrivere. Ma lui può scrivere se va nel canale di un altro? Giulia, chiedi a Frack se può scrivere se va nel canale di un altro. Fammi sta cortesia. O se l'hanno proprio bloccato? In attesa magari di controllare. Allora, siamo alla fine, amici miei di Sardegna. Ah, scusami, GBR, scusa, perdono. Allora, io sto farmando in Sardegna. Ok, grazie Giulio. Allora, stavo dicendo GBR, scusami GBR se non ho più parlato con te. Allora, io il modo per farmare easy lo faccio con una GR2, che tu puoi usare una GR2 qualsiasi, credo, non lo so, devi provare. Però se tu usi la McLaren BMW, che era un'auto storica che hanno venduto un po' di tempo fa, si farma veramente facile. Il farming non è più quello che conosciamo tutti della Tomahawk in 15 minuti su Tokyo, e anche se vai a sbattere fai 3 giri perché quella va a 600 all'ora e gli altri 300, qui è un po' più giocata, quindi è un po' più divertente anche. Si può fare benissimo anche su Tokyo, ma bisogna tirar giù di più i cavalli. Io la sto facendo in Sardegna, se ti interessa ti vado poi a far vedere com'è settata, eh? Se mi scrive che ti interessa ti faccio vedere come ho impostato per scendere sotto gli 800 con questa macchina, chiaramente, perché... Oh, Frack, grandissimo, come mai non ti faceva scrivere, amico? Ah, ok, grande, GBR. Allora, se ti può interessare, amico mio, se ti va, iscriviti al canale, almeno che tu l'abbia già fatto, io ti ringrazio tantissimo. Se ti iscrivi al canale, grandissimo Prime, almeno riusciamo a fare le cose insieme, e se tutte le volte che hai bisogno di magari vedere qualche macchina, chiedere qualche informazione o giocare con noi, insomma, qualsiasi roba, intanto io sono andato sul muretto, possiamo farlo. Oh, grandissimo GBR, grazie mille, sei iscritto, grande. Ha sottoscritto un abbonamento, grazie, grande. Aspettate raga, ringraziamo il mitico GBR Boss, tra l'altro sei boss, sei un The Boss, guarda qui, ti metto l'occhialino per l'abbonamento, grande. Grazie GBR, adesso ti spiego tutto, eh. Allora, grazie mille boss, dai, grazie per averlo fatto, è il gesto che conta, amico mio. grazie, allora, frena. Ok, eccoli qui. Oh, stasera funziona anche il robot. Oggi ragazzi non andava neanche il robot. Allora c'è anche il franchising, c'è il mio canale YouTube dove metto tutti i video anche per farmare, per fare le cose. Eccolo qua, il merchandising, cappellini, magliette, mutande, tutto quello che volete. Marco Drums Games c'è. No, in realtà le mutande non ci sono, però sarebbe figo farle. Non c'è, non posso sceglierle. Quelle le farò io ragazzi. Per Izoma, Marco Drums Games, per andare in spiaggia, eh? Bellissimo, bellissimo. Il mondo con tutta la roba Marco Drums Games. Allora, scusami GBR, mi sono un po' lasciato andare dall'abbonamento. Allora, praticamente, amico mio, quando si poteva farmare con la Tomahawk era veramente easy farmare i soldi. Ho comprato quasi tutte le macchine, perché farmavo io, mia moglie e mio figlio, quindi... grazie Frack, grandissimo amico mio, per fortuna riesci a scrivere, e si riusciva, e farmavamo parecchio, quindi siamo riusciti a comprare tanta roba. Se vai a vedere un mio video sia qua su Twitch o anche su YouTube, GBR, vedrai che praticamente il giorno del mio compleanno, una settimana fa, il 17 maggio, ho speso 38 milioni in macchine.
quindi cose veramente incredibili che se ne tenevo un po' non dovevo star qua a farmare come un cretino, però fa niente. Io uso McLaren BMW GR2, ma puoi anche usare un'altra GR2 secondo me, ok? Dovresti fare delle prove. La pista è Sardegna, il campionato è l'ultimo in fondo, quello da 475.000, che se lo fai bene senza col giro pulito diventa 725.000. Non è il farming di 15 minuti perché ce ne vuole 27, diciamo che però non è fastidioso perché è una pista bellissima la Sardegna, tecnica è anche comunque piacevole, sinceramente non è troppo lunga perché in un minuto e 44 se giri bene anche meno probabilmente ce la fai. Le gomme, uso gomme dure, non serve cambiarle. Questa macchina ha un consumo carburante veramente ridicolo, se vedi sotto con il pieno mi fa quasi 9 giri, 10 giri, e chiaramente vabbè, io metto la potenza, vedi che c'è il carburante su economico, perché sennò vabbè un po' di più consuma, ma non serve a niente perché riesce a prenderli tranquillamente, riesce a doppiarli tutti. Vedi, tra l'altro io ho 1:12 dal secondo, roba che se la fai con una GR3 come le loro devi essere di proprio fino alla fine a diventare matto, ecco, insomma, a far tutto lì. Ehi, Lucas! Amico mio! Allora, ragazzi, ciao, Vale Monica! Grandissima! Allora, grandissimo Lucas, ieri ho fatto gli anni, E visto che l'ho già cantata oggi la canzoncina, ma è un amico, grandissimo Lucas, te la ricanto ancora. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri amico Lucas, tanti auguri a te. Ma Predator dov'è? Ah, stai mangiando la torta con Predator, Lucas? Grandissimo! Bella lì Lucas, grandi ragazzi. Oh, ditemi sempre quando sono i vostri compleanni, così vi canto la canzoncina. Oggi avevo anche il palloncino, ma credo che sia scomparso. Farma per bene, grande frac, è vero. Dai, ultimo giro, dobbiamo andare a vedere il video di Nello, Nello mi ha detto che ha fatto un replay fichissimo, che è partito prima in online e è arrivato primo, grande, online, tanta roba, grande Nello, grandissimo. Allora, serata stasera di farming, voglio comprare la macchina. Allora, noi abbiamo mangiato le cotolette, come si chiamano? È pubblicità se dico cordon bleu? No, non credo. Ah, grazie Marco. Poi live su Predator, esatto. Tanto per cambiare, Mi sa che Predator l'ha invitato alla festa del tuo compleanno, amico mio te. O comunque un tuo amico con la faccia da Predator, sicuramente. Se me lo ricordavi il giorno giusto, la pizza, buona Giulia, bello. Se me lo ricordavi il giorno giusto ti facevo la foto con la faccia da Predator, amico. La pizza è buonissima, Giulia, sempre la pizza, sempre solo pizza, buona. Noi la mangiamo tutti i sabati. Oggi invece avevamo le bistecche, abbiamo buttato dentro prosciutto, una fetta di prosciutto. Se faccio l'endurance sulla 24 con le GT4, ne prendo 800, 30 minuti. Sì, anche quello. Ma diciamo che non è un farming quello che ti sto facendo vedere io, tipo, che ne so, la Tomahawk, 15 minuti, 800.000. Questo è il normale farming su una pista con una ricompensa buona, però diciamo che con questa macchina, con l'assetto che ti faccio vedere io dopo, è easy, nel senso che devi stare qua mezz'ora, uguale come per dire non è endurance, ma è facile. La endurance che dici tu, quale fai? Oh, no, non è un farming, capito? È prendere una macchina potente, tirarla giù un po' di potenza, ma dà il doppio a tutti lo stesso. Adesso non si vede, ragazzi, ma dovrebbe essere 27 minuti. Vedi, 727.500, Sardegna, grandissima la tuta del mio amico Sharder Design, bellissima. Vedi, 720, ne facciamo un'altra e praticamente abbiamo fatto i soldini per la Jaguar. Capisci? Allora, GBR. Allora, guarda un attimo, aspetta. Ti faccio vedere. Ok. Allora, il settaggio, se comunque vuoi farla che hai la McLaren Formula 1 BMW, è così. Ho messo gomme dure. Qui non ho cambiato assolutamente niente. Regolazione della potenza 70.
diminuzione della potenza 84, che poi tra l'altro si potrebbe tirare anche un po' su, perché sotto 800 sono 789 io. Le marce le ho lasciate uguali e qui ho lasciato tutto uguale. Niente di eclatante, sinceramente. Sinceramente, niente di eclatante. Allora, questa è una... la macchina, una delle tre macchine che serve per il trofeo, ragazzi, la Ford Mark Race, e l'altra volevo fare vedere la Ferrari, vediamo se la becco un attimo. Io ho 435 macchine, ragazzi, 10 uguali, perché sono quelle che avevo comprato per fare il trofeo, che ho preso 10 500, che è quella che costava meno. Allora vediamo un secondo, voglio vedere solo un secondino se riesco a beccare la Ferrari. Questa è quella che mi piace di più, eccola qua. Questa è proprio in generale la macchina, per rispondere all'amico Loki, che mi piace di più di tutte. Proprio secondo me questa Ferrari qua è il top in assoluto del design che c'è a livello mondiale. E credo di aver sbagliato il tasto, esatto. E quella macchina che dicevo all'amico che mi chiedeva prima, eccola qua, la 330 P4 del 67. Questa è l'altra macchina dell'Aleman per fare il trofeo. Ok, allora vediamo un attimo. La macchina che io devo comprare, amici miei, è questa qui. Vedete che sono esaurite, eh? Quelle con il libretto blu le ho già comprate, eh? Mi manca questa Ferrari 500 Moldi Alpinin Farina. Pininfarina del coupé del 54 da 4 milioni, che questa me la voglio comprare domani. È vero, Giuli. E poi questa qui, ragazzi, me la devo comprare assolutamente prima che vada fuori. Quantità limitata, tra l'altro, eh. Quindi, ragazzi, io scusatemi, ma non voglio assolutamente rischiare e mi faccio un'altra farming e andiamo a comprarci la macchina. Una volta che compriamo la macchina, possiamo anche giocare online se volete, possiamo andare a fare un qualsiasi... Sì, è bellissima, sicuramente Giulia la userò una volta come ho fatto con le altre e basta, perché sono quelle macchine da Le Mans del... Anche se comunque fare l'Le Mans con quelle macchine lì è molto interessante, perché non sono macchine stabili che tu parti e diciamo arrivi dall'inizio alla fine che senza sbagliare, senza niente di che. Esatto, che è bellissima. No, ma è proprio anche un concetto, vedi, tipo questa qua, ok, mettiamo su economico, questa macchina qui è fantastica, no? Questa macchina qui è fantastica. Ok, Giulio, così si può fare magari qualche cosina di interessante, eh? E, qualche sondaggio, qualche, magari dopo se giochiamo online e poi vedi Frac che cosa è successo. Però Frac ha risposto, nel senso dovrebbe essere tutto a posto. Frac, l'ho visto che ha scritto, non so cosa ti ha detto, se ti ha mandato qualche messaggio in particolare. Allora adesso giochiamo. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Sabato sera insieme con Marco Drans e una bella macchinetta, eh? Ma tu l'hai chiesto se potevo controllare. Tu mi hai chiesto... Sì, no, controlla. Controlla lo stesso, Giulia, se c'è qualche impostazione, qualcosa di strano. Fai pure un controllino. Sì. E già che c'è il computer si può fare qualche sondaggio, qualcosa di figo, Giulia. Come facciamo una volta, fighissimo, i pronostici, da far spendere un po' di Miticoin ai nostri amici. E sì, comunque dai una controllata, penso che era un... non lo so, perché non c'è, credo, nelle impostazioni, almeno il ban, che tu uno da, lo proprio lo dà, il ban, dà un qualcosa di particolare, capisci? Comunque, dato a posto, dai un controllino, Giulia, grazie, per piacere. Così siamo sicuri che il mitico Frac può scrivere. 14.000. Oh, guarda che puoi far baciare un bacio da Carlo o un bacio da Marco, eh? Lo sai che c'è? Ti sei accorto, Frac, che avevo messo questa cosa fighissima? Aspettate che devo mettere la ciabatta. Oh, raga, non si può correre con le scarpe. È troppo caldo. Fa veramente troppo caldissimo Sprang. Allora, facciamo vedere a GBR che il
com'è easy, com'è easy. Poi mi saprai dire tu, GBR, se per caso quando tu fai la endurance è così easy, perché se è così easy fare la endurance, magari provo a farla anch'io, per avere... Cazzarola, scusate, stavo prendendo la ciabatta. Oh, frenare se coi piedi nudi fa troppo male ai piedini, perché comunque bisogna forzare parecchio, bisogna forzare veramente veramente parecchio. Oh, andiamo a passare i primi, che l'inizio è sempre un po' traumatico perché c'è sempre un botto di gente, Oggi abbiamo fatto una gara fighissima online con un sacco di gente, un sacco di amici di Phil, di Philbo. È stata veramente carina. Dopo si entra l'amico Sharder, ci vogliamo... Oh, scusami Chevrolet, perdono, non volevo venirti addosso. E con l'amico di... magari se arriva Sharder Design ci facciamo una corsetta online, se no magari andiamo a fare qualche... una volta comprata la macchina la andiamo a provare e ci facciamo qualche mega prova sul circuito, o ci facciamo qualche endurance come dice l'amico GBR per provare sulla endurance i soldini che paga, perché sicuramente come dice lui paga bene. Dopo, ma quale endurance fai GBR, scusa, proprio la pista e la Sarté fai, la Le Mans. Tra l'altro ci sono anche, ragazzi, ci sono anche tre nuovi i biglietti del caffè, tra l'altro, io non li ho fatti, sono usciti l'altro giorno. Ciao Sharder, parlavo di online, sei arrivato tu amico mio. Buonasera Sharder, grandissimo, ci sei tu, c'è tuo cugino, com'è la storia? Loki vuole giocare? Ai, che botta che mi ha dato questo qua Loki, tra l'altro doveva entrare nel party oggi, poi non ho capito perché non ha giocato. Non sono passato per un saluto. Oh, non giochi stasera, grandissimo, va bene, grande Sharder, grandissimo, volevo farmi una mega corsetta insieme a te e tuo cugino, grande Red. Comunque è stata bella oggi la gara online, a parte che mi hanno buttato fuori in quattro. Ah, ok, bella vita, grande, mangia anche alla facciazza mia, E fai vedere a tutto il ristorante il Marco Drums Games Racing Team, mi raccomando, fai iscrivere un sacco di gente, amico mio. Digli, guarda, le livree le faccio io, iscrivetevi al canale perché lui corre e streama, Ok? Mi raccomando. Come il grandissimo Maurizio e Morris, il papà di Morris, Maurizio, Morris Gamer, ragazzi, seguitelo che è un grande, è bravissimo Call of Duty, ma proprio top of the pop. E grandissimo Maurizio che faceva vedere la live nella sua pizzeria. E si è iscritta un po' di gente, grande Maurizio, grandissimo. Bella lì raga, buonasera a tutti. Si può anche... Oh, ciao Sharderino, buona continuazione, buona mangiata amico, ciao. Buona serata e buona magnata, Stamattina ho provato per un'ora e mezza a scrivere. Ciao Sharder, grandissimo. Ma dove, Frac? Dove hai provato a scrivere? Nella chat. Allora ragazzi, non mi metto a fare il cambio, a cambiare manualmente su una pista di 15 giri solo per farmare. Ma nella mia live, Frac. Come mai? Non so cosa succede, scusa, allora. Cioè, tu scrivevi e non te lo faceva fare? Non ho la più pallida idea, ragazzi. Non so davvero perché fa queste cose, sinceramente. Sono dei disservizi, credo. Boh. Magari ha fatto qualche casino. Uh.
Non potevi scrivere, Giulio, che riesco a leggerti? Il vocale... Vabbè, dai, adesso poi lo sento. Finisco qua, mando un attimo il replay della gara e mi sento il vocale. Un secondino. Perché se scrivi riesco a vederti anche mentre corro. Se invece mi mandi il vocale devo finire un attimo. Non lo so, Frac. Comunque, la prossima volta che succede, scrivimi... Ok. Mandami il... come si dice? Mandami il... un messaggio, Frac, capito? Sulla Play o sui social. 13.007 Bitcoin dal nulla. Davvero, Loki? Quella là. Aspetta. One second, please. Come... Allora, in realtà ti avevo scritto su Instagram. Ah! Allora, grazie, sto facendo tanti big money in Sardegna. Win, amico mio! Sì, ho un problema del wifi. Grande Win, sono contento. Allora, il bello è come stavo dicendo adesso il GBR, no? Che mi ha detto di farle Endurance. Adesso voglio provarle anch'io, sinceramente, perché poi cambiare pista... è comunque bello, però questa Sardegna a me piace il bordello, raga. Poi facendola così, no, easy con una GR2, ma Win, l'hai fatta con la McLaren o l'hai fatta con un'altra GR2? Mi dici per cortesia la macchina che stai usando, perché sono curioso, magari la provo anch'io un'altra macchina, perché corre sempre con la stessa. Allora, ho provato con la F50, amico mio, è un disastro, perché la F50 devi far benzina ogni 3 giri, è veramente una cosa troppo esagerata. Ok, che magari se va veloce ce la fai comunque a far benzina e a rientrare, comunque giocartela, però davvero con la Ferrari è l'F50, che è veramente una bella macchina, perché l'ho usata al Nürburgring e Nordschleife e viaggiava veramente comunque bene, però sembrava... non lo so, anche questa mitica McLaren sulla Le Mans viaggia di brutto, anche se secondo me questa McLaren qui è fatta più per la Sarté, alla Le Mans. Tra l'altro, amici miei, io volevo... Ecco, vediamo un attimo da dentro, raga. Volevo ricordarvi, domani ore 12 o 13, adesso devo vedere quando parte il Gran Premio Reale Formula 1 2021, ma io ho già comprato anche il 2022, quindi quando poi uscirà il Day One andiamo su Formula 1 nuovo. Formula 1 2021, andiamo a correre la stessa pista che corrono nella realtà. Non c'è spoiler, nel senso che se entra la gente chiederò di non dire come va realmente la gara vera, anche se parto un po' prima normalmente, così non abbiamo di questi problemi. E come si dice, potete tranquillamente dal cellulare al PC, Giulia, grandissima. Adesso poi finisce la gara, ti sento, vado a sentire un attimo il messaggio che mi hai mandato. Allora, con questa macchina si può anche correre tranquillamente. Ciao Frac, dai, oh, torni dopo mangiato, dai che noi andiamo a letto alle 11. Oh, bravissima Giulia. Infatti adesso la prossima pista che facciamo, magari andiamo a provare una qualche pista con la nuova Jaguar, possiamo fare il sondaggio. Buona cena Frac, grandissimo, sì, mangia, mi raccomando, in tranquillità. Goditi la cena e se poi vuoi tornare dopo anche solo per un saluto non fa solo che piacere, grandissimo. Dai, va bene, se riesci a tornare ci fa solo che un piacere, se no se poi domani
Formula 1 2021, domani alle 2 o alle 3 del pomeriggio, e poi domani sera Gran Turismo, ok? Lunedì vediamo se riusciamo a organizzare qualcosa con Morris e forse Batman e Michele per Warzone. Ciao Frank, grazie, grazie a te, eh? Esatto, esatto, anche solo per un saluto mentre vai a letto, dai. Tanto noi chiudiamo verso, oggi è sabato, le 11, 11 e mezza, anche non è un problema. Vediamo un attimo dopo. Dopo le 11 capiamo un attimo se sono stanco, che cosa, perché ragazzi è da stamattina che corro io per far male su sta pista. Sono leggermente un po' stanchino, se vi dico la verità. Dopo un po' i riflessi vanno anche un po' a quel paese. Spero... Uè, Lord, amico mio, grandissimo! Spero di... Ah, stavo dicendo, Lord, che sono... Oh, scusate, stavo vedendo una cosa sul PC. Che sono un po' vecchiarello. Oh, oh, incredibile Lord. Non ci credo, mi ha fatto il testacoda entrato in box. Vabbè, dovevo già entrare, dai, va bene, va bene. Bellissima questa Lord, hai visto? Il microfono, che bello, che bello quel microfono lì, grande Lord, mi piace proprio. Vabbè, dai, abbiamo fatto i box. Uscendo di pista e in testa coda mi è entrato dentro. Va bene, bellissima, bellissima. Questa mi è piaciuta un botto, raga. Da rifare è impossibile. Lascia l'eredità a me il canale. Giulia, oggi è successo un casino. Un hater è entrato dentro, ha incominciato a insultare un po' tutti e non andava bene. Eh sì. Arcolino, cosa combini? Ti devo insegnare a driftare? No, esatto, mi devi insegnare a driftare, amico mio Loki, perché è impossibile. Marco Drums va solo dritto, non riesce a mettere la macchina di traverso. Sì, Loki, per me il drift sono due cose che non possono coincidere con una macchina. Non riesco proprio, è una cosa... E avevo comprato anche Car Drift, che è proprio un gioco che fai solo quello. Basta che schiacci il pedale, drifti, e facevo fatica a farlo anche lì. Infatti vado sempre da B-Max a vederlo, mi sembra, che fa drift. B-Max o l'altro ragazzo? Non me lo ricordo più. Non me lo ricordo più da chi vado che fa drift. Vabbè, comunque un amico della nostra famiglia, della chat di Twitch. È stato incredibile il drift che vi ha buttato dentro proprio nel punto giusto dei box, ragazzi. Neanche toccare il muretto, sono proprio entrato nel box diretto. Incredibile. Ha fatto questa coda, è entrato lì. Bellissima, bellissima, bellissima. Solo queste cose succedono da Marco Drums Game Channel. No, allora così non mi piace. Mi piace molto la visuale del cofano, che si riesce a vedere bene la strada, ma è vista un po' dall'alto. Perché ci sono certe piste, ragazzi, che non si riesce proprio a vederle tanto bene. C'hanno i dislivelli in salita e in discesa e si fa veramente fatica a vedere. Infatti, chiaramente dal live la visuale è diversa da quella da gioco, però credo che anche loro a volte con delle macchine tipo le Audi, quelle lì, le Toyota, GR1 credo che sono, adesso non mi ricordo neanche più quali sono quelle un po' strane, no? Che c'hanno l'abitacolo sotto e le gomme che le vedi proprio lì, ma che tu vedi due gommoni giganteschi non si vede niente, sinceramente. Io faccio una fatica incredibile, anche se mi piacciono tantissimo quelle macchine, faccio una fatica incredibile a vedere la strada. Allora, dobbiamo fare anche il caffè, raga, stasera, che mi sembra, non mi ricordo neanche cosa danno. Tra l'altro poi c'è anche una macchina da 300.000 che è uscita fuori. Ci sono tre macchine che si possono comprare, una la Toyota, quella per poter fare il campionato Nismo, e l'altra è un'americana, e l'ultima non me lo ricordo, una Suzuki VG, sì, quelle lì, quelle strane, quelle particolari, quelle strategie, VGT, VGX, sì, era bella sinceramente, sono belle tutte e tre, solo che la Toyota e la Suzuki costano un milioncino, quindi... Diciamo che stasera finiamo per comprare la Jaguar e magari compriamo quella americana da 300.000
oppure mettiamo via i soldini per comprare, no, possiamo prendere quella americana da 300.000, così intanto compriamo un paio di macchine, poi domani farmo un po' e vediamo di comprare l'altra che c'è tra le macchine leggendarie da 4 milioni, tanto 4 milioni sono 21, 28, 5, 42, sono 5 gare, 5 gare così, comunque non male, eh? Allora qui con 700.000, 7 milioni sono 10, sono quasi 20 gare, sono quasi 14, 15 gare per poter fare i 12 millions, quindi ci vuole un bel po' di tempo, un bel po' di tempo. Infatti io vi consiglio sempre di non spendere tanti soldi per macchine che magari non vi piace. Se volete venite sul mio canale che le vediamo insieme, se avete bisogno di una macchina in particolare, vedere come si comporta o come è proprio, anche come è fatta, come è fatto all'interno e tutto, vi consiglio di venire a chiederlo, e perché tanto le ho comprate quasi tutte, se non ce l'ho la compriamo e la proviamo insieme, ok raga? Dai, 5 girini. Ecco che li ribecchiamo. Allora, Giuli, noi da noi ancora non piove, però c'è l'area di temporale con gli assurdi che fa un casino assurdo e nuvoloni e un vento assurdo. Quindi spero che non venga giù acqua, perché se di solito viene giù così fa un disastro. E di certo non ho voglia che faccia un temporale o disastri in giro, che ci manca solo quello. Già piove poco, più quando piove fa disastri. La mega pizza. Sei cotto, amico mio. Lord. Purtroppo è così. Poi sai che cosa, Lord? Che c'è anche caldo, eh? Cominciano i primi caldi ed è veramente difficile stare. Ma va sto scemonito! Oh, mi sono messo un cuscino dietro la schiena, raga. Ed è veramente difficile i primi caldi assimilare, il corpo deve ancora ricorda del freddo, e comunque i primi caldi sono sempre i primi caldi, massacrano. Anch'io tutta la settimana ho una stanchezza, ragazzi, incredibile. È solo che poi vengo a giocare con voi, mi sveglio fuori, ma la stanchezza comunque c'è sempre. Se per caso, ragazzi, va via la live da un momento a un altro, non sono io che la fermo, ma è il temporale che fa giù disastri, eh. Noi abbiamo le tartarughe, una dorme e l'altra che sveglia. Questa che sveglia sta giocando a fare le bolle. Ah! Dai! A fare le bolle! Ste tartarughe, eh? Ste tartarughine! Ma sono grandi o piccole, Giuli? Cioè, sono quelle gigantesche o sono quelle piccoline? Oh, pettine verde! Pettine verde! Grande Lord, eccomi qui, raga. Allora, dovete sapere che c'è la regola e il coso piccole. Ah, ok, quelle d'acqua piccoline. Ah, che figata che sono. Anche Leonardo le voleva. Si è messo a fare le bolle, ma da dietro però. Ciao ragazzi, ragazze, mitici amici di Twitch, benvenuti. Oh, grazie Lord per avermi fatto il pettine. E ragazzi, se volete magari farmi anche bere, che ho un po' di sete, sarebbe una cosa gradita, eh? Vedete voi, insomma. C'ho un po' la gola secca. Poi sto parlando in continuo, ragazzi. Oh, chi è che me l'ha mandato? Aspetta, eh? Oh, Giuli, grazie, 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 grazie. Oh, per fortuna ci sei te. Anche Lord, anche Lord. Bella lì, raga. Ah, mi raccomando, ragazzi, bevete un sacco di acqua, eh? Acqua frizzantina se volete un po' di brio nella vostra vita. Bacino? Bacino Marco Drums? Mua, 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 amico mio, ti do un sacco di bacini. Caspita, pensavo che compravi quello della Carla.
Invece bacini da Marco Drums. Oh, mua, 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 bellissima. E infatti Loki, mua, 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 mua. Bacio a tutti. Bacio a Lord, bacio a Lord perché l'ha riscattato. Non è un bacio generale questo qua, è vero. Hai ragione. Ti do un bacio con gli occhiali mentre mi pettino. Mua, mua, Lord. Oh raga, io mi diverto un botto a fa sta roba, ste cazzate col pettine e robe varie. Per movimentare un po' la chat. Ok raga, bella Lord, spero che sei felice di quello che ho fatto. Anche Giulio lo ha riscattato. No davvero? Allora aspetta Giulia, amica mia, un bel bacino da parte di Marco Drums Games. Ecco, mi sono pettinato così ti do un bacio. Ok, dai, adesso dovete accumularlo e farlo da Carla, che c'è anche. Carla costa 2000 euro in meno. Non per niente, ma perché pensavo che tutti riscattavano Carla e ho detto, allora fai pagare 2000 euro in più quello di Marco che non lo riscatta nessuno. E invece vai a pensare te che i miei amici l'hanno riscattato. Grazie, grazie di cuore. E infatti, ma mi arriva tardi ragazzi, non è che lo faccio apposta. Quando vedo la notifica sul mio computer avete già scritto quello lì, l'ha riscattato. Grazie a te che hai riscattato il bacino, Giulia. Grazie, grazie, grazie. Na 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 na. Questo te l'ho fatto gratis, la tua canzoncina che ti piace, Oh raga, non si può dire le parole per il copyright, quindi non dirò mai le canzoni con le parole e i testi giusti, Quindi io canto, mi piace cantare perché sono un musicista da 40 anni, però non possiamo fare per copyright determinate cose sul canale. E infatti, se vedete, non c'è mai musica, anche in Gran Turismo non ho messo la musica. Grazie Lord! Mo ti do baci, baci abbracci. Baci abbracci a tutti. Allora un bacio e un abbraccio generale a tutti amici della chat, ma in particolare a Loki, che è un grande, però vabbè non ti bacio, e a Lord e a Julie, sì, perché hanno riscattato coi Miticoin 24.000 Miticoin per un bel bacino da parte di Marco Drani. Grazie, grazie amici, grazie, grazie a tutti. Allora dopo, quando volete potete farvi bere, e quando volete tutta chat potete anche farvi pettinare, perché sapete che dopo ogni gara o comunque ogni tanto è giusto avere i capelli sempre in ordine. Ciao amici e amiche di Twitch. Oh, ho fatto un po' il lunghetto, Dai che andiamo a vincere questa gara e li doppiamo tutti. Li voglio doppiare tutti, tutti doppiati, tutti doppiati. Ah, se non ti davo i Miticoin non mi mandi i baci. Beh Lord, devi spendere i soldi per i baci di Marco Drums. Cioè, a gratis. Ma da dove sei vista sta roba, Lord? A gratis che cosa? A gratis posso bere l'acqua, ma neanche. Dai, gli abbracci li do tutti, gratis. Il resto poi dovete spendere i Miticoin. Che io ricordo, ragazzi, c'è il mio compra, punto esclamativo compra, dove c'è il merchandising di Marco Drums. Potete comprare le magliette, le felpe da uomo o da donna, le magliette da uomo o da donna, i cappellini, le tazze, le cover dell'iPhone della Samsung e tante altre cose. Ci sono delle sorpresine, dimmi dove Loki, che le sorpresine mi piacciono amico mio. Allora adesso appena finiamo andiamo a comprare la macchina, perché ragazzi io non voglio rischiare che fra 10 minuti la tolgano perché ne hanno comprata in troppi e non possiamo più comprarla, sennò ho farmato 2 giorni per nulla. Quindi andiamo a comprare la macchina, poi andiamo a vedere il replay di Nello, che mi sono dimenticato la gara prima, quindi andiamo a vedere il replay di Nello. Adesso vediamo che cosa ha fatto Loki. No, no, ti prego Lord, sei pungente oggi, si vede che sei stanco, ti hanno fatto lavorare troppo al lavoro, te la stai prendendo con la persona sbagliata. Guarda che
mi fai arrabbiare il drago, Loki. Rord, mi fai arrabbiare il drago, Loki. Rord, Loki, madonna! Allora, Lord mi fa arrabbiare il drago, perché se dico mi fa arrabbiare il drago, Loki dico. Ormai il cervello è andato, ragazzi, io ho 44 anni, già buona se riusciamo a fare una gara e riusciamo ancora a fare un ragionamento di senso compiuto, eh. Poi quando arriverete voi a 44 anni ne riparliamo. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti, benvenute, benvenuti, benvenute. Dai che abbiamo quasi finito. No, Marco mi ha trattato bene, grazie Giulio, difendimi. Cioè, vuole i bacini tutti i giorni, Lord, senza spendere i miticoin. Diglielo tu, Giulio, non si può. Tutti i giorni c'ha gli abbracci, abbracci per tutta la chat di Marco Dra. Ma i bacini no, solo con i miticoin. Esatto, esatto Lord, esatto, quel gatto lì è fighissimo con gli occhiali, e tra l'altro sono gli occhiali che ho anch'io, quei gatti lì, eh. Tra l'altro oggi che servivate, tu e la mitica Giulia non c'eravate, amici. C'è arrivato un hater, che non è uno che... Oh, ma non si può mettersi a posto un attimo il cuscino, che si va a sbattere qua, eh. Se non metto bene i cuscini, ragazzi, mi viene mal di schiena, eh. Dai che andiamo a vincere. Infatti, cioè, dovevi vedere che storia, Giuli. Comunque vai a vederti dopo la live registrata di oggi, che vedi il pezzettino. È stato all'inizio incredulo e dopo mi sono un po' arrabbiato, ma bisogna stare molto attenti a questi personaggi perché lo fanno apposta, quindi non bisogna mai cadere nel loro gioco. Grande Marco Drums Games, grande 700.000. Oh, giusti per comprare la macchina, ma incredibile. Allora, andiamo a comprare la macchina. Loki, che sorpresa c'è? Dimmi, amico mio. Mi hai detto che c'era una sorpresa, ma sei finito per poi non dirmi nulla. Allora, andiamo a comprare la macchina, amici, perché io non voglio assolutamente rischiare, voglio il mio bel trofeo. Quindi, 12 milioni. Allora, Jaguar ha giocato un ruolo importante nella storia della 24 ore di Le Mans. Anzi, andiamo a farla 24 ore. Avendo vinto questa famosa gara per 5 volte, caspita, durante gli anni 50 con la C-Type, la D-Type, compra prima l'auto... che io devo finire, ok, io ero nel mondo dei sogni, a quello poi sono il PC, discorsi, capire tutto nella scheda. ok Loki, vai tranquillo, allora compro la macchina, andiamo a vedere il replay di Nello, ok? La gara di Le Mans 60, l'azienda si ritirò dalle gare di Le Mans 56, non tornò a competere fino al 60, chissà come mai, ma lo sviluppo della D-Type era già iniziato in segreto, il modello che ha di fronte ha il motore V12 centrale, bello. Purtroppo la JR13 non è mai stata scesa in pista a Le Mans. Oh, al momento del termine della sua produzione, le priorità dell'azienda erano nuovamente cambiate. Si vede che costava troppo portarla in gara. Possiamo solo immaginare cosa sarebbe accaduto se la Jaguar avesse portato lo scontro con la Ford Ferrari a Le Mans. Mamma mia, sì! Trofeo! Vai, Marco Drans! Sempre più vicino al platino di questo gioco. Bella lì! Bellissima Loki, guarda qua, Jaguar JI. Oh, 12.000, bella lì, livello 50, 326.000, eh. Andiamo a vederla immediatamente. Poi voglio comprare anche questi, ragazzi, eh. Guardate che bella la Ferrari assurda 500 Mondial di Pininfarina coupé del 54. Allora, oh, sono contento, fatemi vedere solo un secondo, va via un attimo il video, eh. Che vi dico subito, le tre auto leggendarie, sì ragazzi, oh, aspetta, facciamo una cosa fighissima, scusatemi, ma facciamo una foto che la mettiamo. Allora, prima di tutto, possiamo andare in un posto dove ci possano stare tre macchine. Indonesia, ma beh, ok,
Che bei posti, ragazzi, nel mondo, eh. Beh, quella lì col verde non è male, eh. Dai, scegliamo insieme una. Ci devono stare tre macchine, ragazzi, eh. Io lo farei qua, sì, anche se proprio non è il massimo, eh. Anche se non è proprio il massimo della vita. Allora, prima di tutto non si può mettere il pilota. Quindi vabbè. Ok. Allora, la Jaguar. Perfetto. Ciao amici di Twitch, vi sto facendo. Oh, caspita. Sì, è bellissima, Lord. È veramente bella questa modalità di foto. È fatta benissimo e poi vedrai quando la scattiamo che roba che è incredibile. Allora, queste sono le tre macchine. No. Ma no, ma non va bene così, non va bene questa foto. No, no, scusate, scusate, scegliamo un'altra località. Andiamo a Milano, andiamo in Italia. Ah, vediamo un attimo, paese. Ah, scusate ragazzi, se vedete questo, ma voglio fare una foto con... ok, dai. Italia. Allora? Ah no, ma sono preferite. Tutte le località. Marchito, Marchito! È da qua che la fai. Sì. Italia. Allora, se riscattate qualcosa ditemelo, raga. Allora, io volevo una bella foto. Cortina. Cortina d'Ampezzo è bellissima, eh. Ascoltate, però, sinceramente, adesso vi dico la verità. Se sono tre macchine dall'Alemann, perché non cioè non prendiamo l'Alemann? Cioè, tre macchine dall'Alemann, prendiamo l'Alemann. Però volevo una foto un po' dal grande che ci stanno tutte e tre le macchine. Che mi ci stanno tutte e tre le macchine. Vediamo un attimo. Allora, già non si può mettere il pilota e vabbè. Allora, le mani. Facciamo una. Forse. Ah, sì, si può mettere, si può mettere. Si può mettere. Questa va benissimo, raga. Poi mettiamo l'altra. Dove me l'ha messa, il computer? Ok. Perfetto. Poi mettiamo l'altra macchina. Queste sono le tre macchine del trofeo. Bellissimo, bellissimo. Cosa ne dite? E poi ci sono anch'io. Voglio che si vedano tutte, eh? Dai, qua si vede, se mi metto in primo, eh? Un po' storto. Vai, ci sto. Allora, guardate con l'inquadratura, ragazzi, che foto va a fare, eh? Che rendering va a fare. Queste sono, guarda che roba. Guarda che roba il rendering quando va a fare il rendering delle macchine, ragazzi. Allora, c'è la Ford, c'è la Jaguar e c'è la mitica Ferrari e facciamo trofeo. Trofeo. Oh, non c'è scritto in italiano. Ok. Trofeo Le Mans 3 Cars Le Mans, giusto ragà? Ok, allora follow, io faccio sempre un po' di pubblicità al mio canale, amici miei, on Twitch, Marco Drums Games Channel. Ok, poi mettiamo Le Mans. Dai, dai, belle, tutti belle, tutti belle, dai, dai, dai. Marco Drum, dai, dai, ragazzi, scrivete tutti belle. Le Mans, Marco Drums e trofeo, ok? Ok, vai che andiamo a condividere.
Questa è tanta roba, belle, 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 dai, tutti belle, tutti belle, eccolo là, belle, belle, Giulia che scrive 3 volte, bellissima. Ok, andiamo un attimo a vedere il mitico, poi andiamo a correre alle mani con questa macchina, belle, belle, belle. Allora, l'unica cosa, me le fate comprare, aspetta a vedere quello che ti chiamano, ok, dai, aspetta un attimo, me lo dici tu, prima andiamo a vedere il filmato di Nello, che gli avevo già promesso prima e non è che mi sono proprio dimenticato, ma mi sono proprio dimenticato. Ok, prendiamo questa 38.000 perché sinceramente se dobbiamo correre l'alemán con... Ah, cazzarola, la parola alemán sono 3 giri. No, possiamo farlo con quello, tanto non c'è consumo e gomma. Ok, scusate raga, stavo pensando ai fatti miei. Allora, oh, vediamo un attimo i nuovi loghi, nuove cose, fighissimo. Ok. Allora, Loki... Vediamo. Dai. Ciao Loki! Bellissima, con la macchina di Sharder tra l'altro. Bella lì, Repubblica commenta, mitico. Sai che puoi scaricare anche la mia livrea, eh? Mitico, mitico. Ok, perfetta, bella foto. Vediamo questa. Oh, questa è Marco Trans, questa mi piace, amico mio. Oh, questa mi piace, guarda qua, questa ci sta. Ma cos'era dentro? Nell'asfalto appena fatto? Sembra che ha i piedi dentro. Ok, allora andiamo a vedere. Marco Drams con la sua nuova Alfa, bellissimo. E l'altro aspetta, il mitico Marco Drams che si gode la sua vacanza a Miami dopo la lunga stagione di corse. Ciao! Come fai a fare ciao? Me lo devi spiegare, eh? Allora, un altro raduno di Marco Drums Racing, questa è bellissima, questa è bellissima, eh? Eccolo lì, Loki, allora, Team Racing, bellissimo, grande, grande, questa è bella, eh? Questa è proprio bella, guardate ragazzi, il mitico Loki, il mitico Kevin e il mitico Marco Drums, che hai messo la macchina di Sharder però. Io non ci sono. Ah, beh, io sono il pilota, è vero, hai ragione, scusa, Loki, hai ragione, hai messo il team che siete voi tre e il Marco Drans che sono io. No, no, scusa, hai ragione, questa è bellissima. Questa è epica, ragazzi, eh. Guardate che roba, incredibile, incredibile, veramente bella. Anzi, faccio una foto, guarda, faccio una foto. Anzi, aspetta che faccio una foto con gli occhiali. Aspetta, raga. Perfetto, perfetto, perfetto. Ho fatto una foto con gli occhiali che poi la posterò sui social. Vediamo il derapatore professionale che si sta per esibire a Tokyo. Questa ci sta, amico. Questa ci sta. Mitico. Allora, Racing Team. Allora, Drift. Perché non c'è scritto già? Drift Racing Team, grandissimo, bellissimo, bella, 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 guardalo lì il nostro amico Loki, grande, bellissima. Ah, c'è un'altra, vediamo, Marco Drums Racing Team. Oh, sì signore! Ok, grande, grazie mille, vediamo in grande, bella, 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 l'amico Sharder, l'amico Loki, l'amico Kevin e Marco Dranske, sì signore! Vediamo, vediamo, parcheggio, Marco Dran Racing Team al termine di una gara. Sì, ci sta proprio, eh. Qui vi sto cazziando ragazzi. Allora ragazzi, non si fa così, avete fatto una gara stupida, non siamo d'accordo e siamo veramente mitici direi, eh. Sì, direi che siamo mitici. Bellissima. Bellissima, tra l'altro l'hai messa anche tra le righe, bravo, bravo, con la macchina di Kevin con accesi fari, mi piace, belle, 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 bravo Loki, bravo. Allora, Phil, ah che bella Phil, sì, bellissimo, bellissimo Loki, grazie, eh. Anche questa di Costa non è male. Un drift per il mitico l'abbiamo già vista, Sharder, quella di oggi, ragazzi, Lord e Giuri, guarda la macchina che ha fatto Sharder, è per lui, eh. Però guarda che bella. Questa mitica BMW, oh, forse è arrivata Carlina. Oh.
Bella, bellissima. Ormai Sharder fa. È la macchina che si è fatto Sharder per lui. Bella, tanta roba. Sì, diciamo che proprio non è proprio col suo nome, c'è solo Sharder davanti, vedi lì. Sharder, sì, 98. Sì, amore mio, vieni, tata. Oh, qualcuno mi fa bere? Oh, occhio che c'è tutto qua. Io mi faccio bere. Fammi bere, amore mio. C'è una setozza. La vernice, questa è impostata su questo design. Posso bene. Sì, ma saluta prima tutti i ragazzi e ragazze. C'è la Giulia. Sì, ma a voce, mo. Ciao ragazzi, ciao Giulia, ciao Sharder, è bellissima questa livrea. Sharder non c'è, però va bene. C'è Lord, Loki. Ne hai fatto un'altra? Andiamo a vedere. Ciao Loki. Lord, ciao il Lord. Mitico. Fra un po' entro, sta finendo il giochino, eh? Sì. Allora. Vediamo un attimo. Sì, bravo. Dopo ne parliamo. Allora, il mitico. Poi una livrea ho fatto, ma fa schifo. Questo hai fatto? Eccola qua. Vediamo, ragazzi. Ciao, Milady. T'ha scritto. Grandissimo. Mitico Loki. Anche te mi chiami Carlita. Sì, Carlita. Vediamo, bella, ah, con la macchina del mitico Sharder Design, e che gli dico, eccola lì la macchina di Sharder, grande, bellissimi, Rocky, davvero, grazie, veramente bello, niente, la tartaruga fa le bolle, amica mia, mi sembra di ricordare qualcuno, che fa le bolle, sì, fa le bolle, una dorme e l'altra fa le bolle, io come faccio, amici miei, a... Guarda che cosa ha fatto qua stasera. No, oh. Perché? Ante, prima, scemoto. Guarda, sono le tre auto mitiche per poter fare il trofeo. Facciamo la bella faccia che facciamo una foto, mo. Devi guardare là. Ah, sì. Grazie. Ok. Allora, tra l'altro ho fatto anche queste, guardate ragazzi, bella, con le mie tre macchine. Anch'io avevo pensato di fare con la mia moglie, guarda lì amore mio, io e te. Sì, è bella. Tra l'altro forse... è giusto. No, Lego Sharder 98, lì ho sbagliato la macchina, vabbè, fa niente. Questa qui ho fatto, ragazzi, ma no, è la mia Marco Drums, mentre vado a lavorare in piattaforma, vado a fare la benzina, vado con la mia macchina e con il mio bel casco e tutta, chiaramente quando si va al lavoro Marco Drums va così. Nürburgring, guardate questa bella volata al Nürburgerino. Ah, posso giocare al Nürburgring? Sì. Vedete tanto che non gioco. Okay, assolutamente sì. Allora, queste sono le varie foto che ho fatto io, ragazzi, incredibili, che non c'era tutta del mitico Sharder, quella nuova. Questo era il logo, che tra l'altro dovrebbe farmelo vedere almeno il logo, ma non mi fa vedere neanche questo. Livree, mettere il mio tag sulle livree. Ok, livree. Ah no, aspetta, di livree sempre qua, Allora, vediamo un attimo, poi ragazzi corriamo, ok? Allora, ricerca contenuti, livree, no. Vabbè, facciamo tutto. Livree casco, livree tuta però, Ah, quindi se sono livree sono stili. Parola chiave, Loki. Vediamo. No, mi trova... quelle che abbiamo già visto, Loki. Le avevo già viste, eh? A meno che tu hai fatto la livrea del casco. Vediamo. Ma è Predator Queen, non sei tu. Livrea casco non c'è. Livrea tuta non c'è. Non me le trova, Loki. Nello. Allora, vediamo replay.
Nello, non riesco a vedere. Aspetta che dovevo, ma non sono queste. Dove sono, Loki? Ma dove sono rispetto agli uomini? Allora, se mi dice Loki dove, come brava Giulia 4 minuti fa mi ha fatto bere. Guarda, ha riscattato bacino Marco sia Giulia che Lord. Infatti ho detto, caspita, pensavo che riscattavi quello di Carla. Non mio, però. Allora Incredibile. mando i baci. Eh sì, eh sì, Mando i eh baci. E i baci, ho sì. riscattato L'ho i già fatto baci. prima, amore mio. Quanti baci Ah, devo quindi dare? bacino. Prova ad andare su seguiti. Perché c'è anche il bacino di Carla? Eh sì, 10.000. No, ma il bacino di Carla devo dare appena a loro. No, bacino di Carla glielo dai a loro, amore mio. Allora, qua non lo vedo, Loki. Cioè, guarda. Non trova nulla. Bevi drums. Allora, sto scrivendo al mitico Nello che vediamo come. Comunque, hai visto? Non c'è niente, eh? Lord, Loki. Non mi trova niente. Che roba sarebbe? Un video, qualcosa? Cos'è, Loki? I miei oggetti, li metti condivisi. La raccolta è quella mia. La musica. Tanta musica. Ma c'è musica? No, 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 assolutamente Ah, non c'è musica, no. non No, no, no. c'è, non è No, l'ho vero. tolta, c'è la modalità streamer. C'è la modalità streamer, tu la togli completamente e lui non fa nessun tipo di musica. Vedi che qua è muto proprio. Guarda cosa ho riscattato. Vediamo. Carla, guarda Bacino di questo. Bragali, devi darglielo, ti devi avvicinare e dargli un bacio. Dai. Eh No, sì, amo, per ma forza. come devo dare il bacio a te? No, devi dare il bacio a loro. Che cazzo riscatta? Il bacio per. Beh, dammi un Non me bacio. Dammi un lasciate. bacio. E mo gli dai un bacio a lui, scusa. Poi è così. Va bene, bacio, bacio, bacio. Uno, due, tre, anche cinque. Esatto, è una In teoria livrea. era livrea, Non ok. c'è, Il non bacio. c'è, amico mio. Vedi che seguiti non c'è. Aspetta, Però doveva mettere i baci nostri. però, Il bacio di noi due. quello lo faremo più avanti. Ma non abbiamo abbastanza, non lo so. No, non Non ci me l'ha conosciamo visto. abbastanza bene per baciarci. Monza. Altro tag. No, c'è il ventilatore che è una cosa Sì. spettacolare. Però deve essere tipo mettete lì e Loki ride. Allora, tutti, vedi, anche Nello mi ha detto che mi ha condiviso le cose e se non mi mette però il tag. Parola chiave, il vostro nome, è un po' difficile trovarli perché qui migliaia di persone, vedi, fanno. Io come lo trovo Nello qui? Cioè, mi risulta veramente difficile trovare le cose vostre. Sapete che io vi faccio vedere tutto in live perché siete miei amici e non c'è nessun problema, però dovete almeno. Tra l'altro, è molto bella sta livrea. Chi la fa? Face qualcosa in inglese. Bella. Good, si scrive così. Good. No, spero di sì. Da uno che si chiama Marco Drums Games, che si crede Ma almeno. sono 2 ore di cercare. Sì, i termini bloccati vanno bene, Giulio. Quello va benissimo. Dopo ascolto il messaggio. Allora, abbiamo detto, io volevo far vedere il replay di Nello, ma non possiamo. Quindi, corriamo l'Aleman e poi corri tu, amore mio, va bene? Puoi correre tu l'Aleman? Cos'è? L'Aleman è la 24 ore, questa qui. Quella rete. L'Aleman. Quella lunga, la Sarté. La Sarté.
Però ti metti di fianco. Aspetta, io non posso fare. Facciamo una prova tempo, dai, perché sinceramente sono tre giri e non ci voglio. Ma facciamo una lobina? Sì, sì, si può fare, si può fare. Ci sta, ci sta. Si può fare così, ah, con Re Carla. Sì. Ah, Giulia. Oh, incredibile. Mi ha fatto partire qui. Sentite come trema il volante. Oh. Io ancora non ho fatto niente, Giulia. Viaggia da paura, eh? Sì. Guarda che roba. Sta Jaguar. Blu. Eh? Blu. Marco, vuoi blu, Giulia? È una macchina bellissima, Lord. Vibrava la macchina. È una macchina incredibile. Sì, blu. Eh no, adesso poi devi giocare con noi. La voglio fare lunghe, così non faccio un cacchio in casa. Va bene. Falle giuste perché devi giocare, che poi non riesci a girare il volante. Allora, è una bestia, eh. La macchina è? È la macchina quella per il trofeo, una Jaguar del 67. Però viaggia, eh. Viaggialo. Viaggio Lord, ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Oh, 300, eh? È fatta così dentro, vedi? Però non si vede niente, è una di quelle macchine che... Aspetta, che questa non c'ha mica i freni carboceramici, infatti. Comunque frena, devo dire la verità. C'è una Jaguar del 67, tanto di cappello, eh? Tanto di cappello la Jaguar. Guarda là dentro. Eh sì. Qui si muore da eroe, ragazzi. Non c'è neanche il contattore della velocità, credo, eh. C'ha da Body by Abbey Panels LTD. Copyright England. Incredibile, ragazzi. Non avevo mai neanche messo il... Quanto allora? Il coso della velocità. Ma in realtà non serve tantissimo. Anche la Formula 1 non ce l'hanno su. Loro non interessa i giri del motore. Poi nella vita reale ti rendi conto dalle sensazioni, da quello che ti passa il sedile e le gomme, ti rendi conto se la macchina tende a andare di più o andare di meno, da come si comporta. Quindi queste sensazioni quando giochi non ce le hai perché sei fermo. Invece nella realtà tu hai anche quelle sensazioni là in più, no? Oltre a quelle visive di andare a destra e a sinistra. Sì, sì. Tra l'altro becca metà casco. Bellissimo. Serve tantissimo dire lo specchietto, per vedersi. Serve per te, amore mio, che continui a guardarti dallo specchietto. Quello sarebbe utile. Ti piace. Oh. Mi sgrida, perché io a volte abbasso il parasole a e volte, mi guardo. A volte, vabbè. 170 volte al giorno. Me l'ha già scassati due, raga. Porca, ecco, forse qui... Era... Oh, oh! Me l'ha già scassato. Cioè, me l'ha già scassato i due. Dice, amore, ti è rotto. Che cavoli di Bruxelles. La smetti di guardarti. Vabbè, è sempre meglio che prendo lo specchietto retrovisore e ti dovessi... Ah, manca solo che rimani anche lo specchio retrovisore in mano. All'altra mia macchina? Sì. Eh sì, me lo ricordo che ti è rimasto in mano. Poi mi hai detto, e mo rimani senza. E ma poi giri in giro. Sì. A Giulia. Cosa ti ha scassato, Marco? Cosa ti ha scassato? Ma che Marco? Ah, bello! Carla ha scassato. Come si chiama? Allora, il parasole. Allora, nella macchina che avevo prima ho rotto un paio di volte lo specchietto retrovisore, sì, perché lo piegavo per guardarmi. E adesso è già il secondo parasole. Adesso, in quella che abbiamo l'ho già rotto due volte il parasole. Sai lo sportellino per aprire e chiudere, che poi appena apri si accende anche la luce, no? C'è, è quello. La luce è una figata, allora l'ho già rotto due volte. Ormai anche quelli della Nissan hanno detto, ah sì, dai, ok, dai, bravissima, specchiati così ti cambiamo un sacco di... Ok.
ok ragazzi, dai, diciamo che Livia, vieni amore. No, scusa, non ho messo la virgola. Cosa ti ha scassato? Ah. Cosa ti ha scassato lei, Marco? Ho capito adesso, grandissimo. Noi abbiamo parlato. Sì, sì, sì. No, perché si è dimenticata di mettere la virgola. Vabbè, è doveroso vedere un giro. Vuoi giocare tu adesso? Sì. Olli! Adesso che hai preso Olli, vieni a giocare. Guardate Olli, che bella, ragazzi. Perché c'è l'aria, che ci sta di più. Però è caldissimo. Sì, Olli è tantissimo caldo. Poverino. Ha un sacco di caldo, ma non fa niente sto cane, dalla mattina alla sera. Quindi magna e dorme. Non riesco a capire come mai è così stanco. Comunque è bella, ragazzi. A parte questo punto dove ho esagerato un po' e sono pure andato a sbattere, esatto, 100.000 euro di danni. Però su dei bei gommazzi, su delle belle gomme. Guarda che belle, che bestioline, Per essere una macchina del 67 non è niente. Bel rumorino, Amore, bello. No. Guarda la Giulia, ha notato la Giulia. Muore di papà. Fa talmente caldo che lei adesso sta dormendo per terra. Sì. Non viene neanche più da noi, no? Blu, allora, le unghie? Sì. Sì, ma un blu estivo, no? Un blu scuro. Loki, facciamo squadra? Cosa ne dici? Dove vuoi correre, amore? Dove vuoi? Bellissimo la tuta. Marco e Carla vorrebbe essere un cane. Loki vorrebbe essere un cane. Che essere coccolato, perché grande, sei coccolato tanto. Grande, l'ordino. Marco, ma su quale pista faccio la lobby? Esattamente, su quale pista vorresti correre, amore? Monza, trai al monte, quella che ti piace a te. Mountain. E dillo tu, Mo, quella che vuoi. Giocare su Nürburgring, giochiamo su Nürburgring. Allora, questa è un evento da tre. Ma anche un gatto. Quello è Dragon 3. Esatto, assolutamente. È Dragon 3. Dragon? Sì. Dragon Trail. Oppure Nürburgring, vedi lui. No, Nürburgring da fare cosa? Fai Dragon! Sì, che magari poi batto il mio record di nuovo. Esatto. Oh, partecipa alla gara prototipi GR1, ragazzi. Hanno messo altre tre nuovi biglietti del menu, No, adesso non voglio farla, ma... Ah, bisogna accettarle, Ah no, proprio così. Ah, ok. Quando vai te lo tira via. Ok, ho capito. La Suzuki VGT è... Ah, mi regali la Suzuki VGT? Non male, direi, Allora, facciamo una garetta col mitico Loki. Guarda cosa è uscito. Cosa è uscito, amore? No, giù. Non si può, amore. Ok, allora... E certo, cosa pensi? Allora, iniziamo a far questa. Poi, ragazzi, facciamo con o senza consumo carburante. No, con lei fai 4 giri. Al massimo fate due gare, Loki. Fai 4 giri senza consumo di gomme, senza carburante, macchine uguali. Tanto prendete tutte e due la Honda NSX che gli piace un sacco. Ok, Loki? No, andiamo già a prenderla, che in teoria Sharder dovrebbe fartela, La tua Honda. Sì. Quella lì che non ce l'ha ancora. No, non ce l'ha ancora. È questa. No, vai. Vai. Una gara sala, sì. Una garetta così, dai. Allora, ragazzi, io chiudo un attimo il video e ci scambiamo di posto. Ok, ragazzi, un secondo solo. Un secondino, raga, attenzione, state molto attenti, un secondo, che scambiamo e finiamo un attimo il video, spegni telecamera, ok amore mio, ho spento la telecamera, anche il microfono, ma cosa fai? Ma non così, no, bella, vai, ok dai,
Ok, ci siamo scambiati per magia e contenuti per adulti. Dovrebbe essere una roba del genere. Ok, ritorniamo e in monitor. Oh. Se la approfitta un po', Lord. Vieni, Olly. Olly. C'è Olly. Caldo, sì. Olly non ce la fa. Allora, Loki, di quando fai la... Sì, ma questo pacchettino non si tiene più, scivola di blu. Beh, a parte che bisognerebbe aprirlo fino in fondo. Però quando tu freni, tieni un po'. Vieni, Leo. Leo, vieni, che vanno a mangiare. Vieni a salutare. Saluta a tutti. No, non hai comprato nulla. No, mi dissocio categoricamente. L'hai fatta sta lobby, au. Ciao, Leo. Vieni, Leo, vieni. Se no la faccio io la lobby, Loki. L'hai fatta? Ecco che è arrivato Leo, ciao a tutti, ciao a tutti. Sì, ma Olivia è stanca. Da notare la velocità nel complesso generale, anche come si vestono velocemente. Eh sì, sì, al bacchetti è così veloce. Ma dipende cosa si fa, Lord. È troppo larga, troppo a luce, amo. Ciao Leo, ti salutano tutti. Ciao Leo di nuovo, vai Leo. E devi chiudere la porta, se no c'è troppa luce. E l'hai lasciata aperta. Ciao mitici, ha detto. Punto esclamativo compra. Drag. No, fatta. fatta. Allora, follow. Ok, l'ha fatta. Vediamo un attimo se riusciamo a entrare nel mitico Loki, eh. Loki che drifta. Loki che drifta, esattamente. Sì. Quindi quando vedrò il fumo. E Loki. Vieni, Olly. Amore. Dai, tata. È tanto caldo. Ne vieni, dai tata. Guarda, papà. Vieni. Vieni. Non fare così, tata, che poi viene da te. Vieni. Olly, vieni. Dai, vieni, tata. Ok, dove va lei? Sul microfono. Ok. Oh, così. Ollina sta qui un po' con noi. Vediamo se riusciamo a entrare da Loki, se no faccio io la lobby e provi a entrare tu Loki. Se non riusciamo a entrare, riusciamo a entrare solo da Shadow Design. Io e te le lobby non possiamo farle, non c'è niente da fare, amico mio. E allora gioco... E giochi un po' un urburgerino, dai. Un urburgerino, raga. Vediamo però prima se riusci a entrare, perché un paio di volte bisogna sempre provare. Ok. Vai. Perché se non riesco a entrare io, Loki, da te, tu non riesci a entrare da me. Ormai abbiamo già visto che purtroppo c'è questa problematica che non si sa il perché. No, non lasciare la marcia perché parti poi dalla marcia che lasci, eh. Ho notato quello. Sai che partivo sempre in quarta? Perché c'era questa in quarta. Posso dire una cosa? Dimmi. Allora, niente Loki, guarda, davvero amico mio, stavamo veramente... Un Sharder. Sharder non arriva. No? No, stasera no. Sharder è a mangiare fuori col cugino. Olly, non leccarmi, per piacere. Allora. L'urburgerino. Non è da tanto, dai. Dai, da tanto ragazzi, quindi scusate se è un po'... Metti il bot. Vai, sì, con... Aia, sto coso che mi fai sempre male, ma dove te lo devi tirare? Torta. Vai, sei a posto adesso? Ma sono a posto con la macchina? Cambio automatico, yes. Gomme morbide. Beh, le gomme, stai calma. Le gomme sono giuste. Un giro di uno. Dai ragazzi. Allora, è un po' che non gioca e la macchina comunque non è che la conosce proprio benissimo, quindi dai, vediamo se la Carlina riesce a buttare fuori tutti. No, lei legge bene. Le scatole.
Dopo fai fare una garetta, poi la provo a fare io, Loki. Proviamo un paio di volte, se non riesci a entrare facciamo direttamente domani quando ci sono gli altri, ma purtroppo non ho capito per quale motivo io non riesco a entrare da te e tu non riesci a entrare da me. Comunque adesso finisci la gara e poi la faccio io, ok Loki? Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Domani facciamo Formula 1 come la stessa gara che fanno nella realtà, a Monaco, e gli stessi giri, ok ragazzi? Quindi io domani alle 2 del pomeriggio vi aspetto con Formula 1. E mi raccomando, al 2 giugno facciamo la maratona insieme ragazzi di Gran Turismo, ok? Vi aspetto al 2 giugno tutti insieme a fare la maratona, dalle 11 di mattina alle 11 o mezzanotte di sera, tutta tirata, ok ragazzi? Quindi vi aspetto assolutamente per questa mega maratona del 2 giugno. E poi alla sera, tra l'altro, alle 11.40 facciamo lo State of Play insieme, ok? C'è lo State of Play della PlayStation, lo facciamo insieme. Quindi il 2 giugno, grande amo, frega. Il 2 giugno, amici miei, facciamo una mega giornata tutti insieme, maratona Marco Dramatis, ok amici? Vabbè, adesso lo ribecchi subito. Il Nissan. Bravissima, questa macchina è una bestia, eh? La Honda NSX viaggia, frena tra l'altro e apre bene, eh? E la madò. Eh sì Loki, il 2 giugno facciamo la 12 ore, dalle 11 alle 11 o le 11, no dai, dalle 11 alle 11 va bene. Che giorno è il 2? Allora, il 2 è 2 giugno, la festa è giovedì prossimo, giovedì. Sì, siamo tutti a casa perché è festa. E venerdì poi, vabbè, io sono a casa, faccio il ponte, quindi sono a casa anche venerdì, streamerò venerdì, sabato e domenica poi. Bravissima Carla, bravissima. E beh, quella è tosta, quella curva lì. Sì, Loki, al 2 giugno vi aspetto, faremo le endurance, gare a tanti giri, faremo le gare con consumo benzina. Non mi fa fare il ponte, a me invece... Oh, davvero? Vabbè. No, Lord, ho detto sto a casa, nel senso non ho fatto scegliere. Anche se abbiamo tantissimo lavoro, un po' di relax ragazzi bisogna averlo, perché comunque fa un caldo assurdo. Attenta amore mio al... Sembrava che c'è Loki qua, che c'è tutto il fumo. Sì, no, Loki, sei entrato nella lobby di Carla, che c'è tutto il fumo? No, è la nebbia, la foschia della mattina, perché qua siamo in mezzo a una foresta, eh? In Nürburgring, in Nordschleife. È vero, Giulia. A me lo fanno fare a scuola, credo proprio di sì, eh? Amore, 2-5 lì, 2-5 è 1, 2-3, 3 secondi. No, questa è quella che esci, bravissima, quella che esci tutte le volte, mo. Grande, dai tata. Sì, ma se vai così lo becchi subito, è lì, amo, è 2-4 adesso, 2-2 adesso, guardalo lì. Madonna, che brava, dai, lascia stare le zanzare che ci stanno massacrando, fa niente, amo, stai correndo, lo so anche a me. 300 all'ora grattati. E lì è 1-9. Adesso questi qua, se non sbagli, quando arriva il pezzo lungo te li mangi tutte e tre, tutte e due. Al 2 giugno, tra l'altro, ragazzi, la faremo insieme io e voi, quindi Carlita non c'è. No, però da lontano. Certo. Attenta, amore. Collegata. Oh, amore. Gira. Allergici al ponte a me. Allergici al ponte è bellissimo, allora. Perché sono un po' strunz, sono un po' tutti strunz in questo mondo. Sono a 1-8. Quello davanti, dopo gli errori, sono andati a 6-4. Fa niente. Fai tranquilla, corri bene che il primo pezzo l'hai fatto magnifico. Attenta, non fare la curva all'ultimo. Cura bene la lontananza, frena.
Hai saltato, eh? Sì, sì, amica Giulia, lo so come sono queste cose. È un po' di anni che ne so di mondo del lavoro e no, mo, sulla parte finale, che questa non la sbagli mai, amo. È proprio quella veloce che piace a te. Va bene, non fa niente. Rompo il volante, per la seconda. No. Fa cose strane perché non ho capito perché il parzializza fa così. Non fa così col pedale, lo parzializza proprio a sberle. E cazzo, tac tac tac, eh sì. Amo. Fai così, frena, eh sì. I rumori sospetti. Perché sono troppo presa. Vai, pensa a correre, amore. Ah, qua dovevi essere a fuoco. 8 secondi. Non credo che riesci a recuperarli. Se li recuperi proprio alla fine qui, ti ricordi che è la curva che non devi frenare, eh? Prendila tutta un po' di lì senza entrare nella... No, non sei in mezzo, di là, a destra. Ma non prendi la scia, 1,5 km, la scia quando c'hai 10 metri. No, non funziona così. Mettermi a fuoco. A sinistra, poi stai attenta all'altra. Grazie, Giulio. Gira, mo. Non andare sull'erba. Ok, grandissima. Senta qua. Appena. Bravissima. Gli hai dato via quello dietro, ma questi due fanno li becchi. Vabbè, è andata. Frena, bravissima. Dai, brava. Terza sei stata brava. Sì. Amo, la fine. Non la sbagli mai, l'ultimo pezzo veloce che ti piace. Vuoi fare un'altra? Un'altra. Quale? Dragon Trail? Brava Carla, dai ragazzi. Vediamo un attimo la tua macchina perché è troppo bella. Sì. Questa è la sua Honda NSX, raga. Brava Carla, sì è vero. Dopo più di una settimana che va a camminare, stasera non è andata, vedi? Non è andata a camminare qua con noi. Devi stare qua con noi, amore mio, non andare a camminare. Cammina così, questa sei bella. Qui ha fatto un capolavoro, raga, guarda come, beh, lasciando stare questo proprio momento, questo era un disastro, sì, questo. Ma come fate a correre con tutti gli aiuti? Non è nervoso, perché gira quando vuole, beh, dipende, allora, tu devi capire una cosa, GBR, sì. No, non è nuovo. Tu devi capire una cosa, che, allora, quando devi leggere, cioè tu vedi la live, no? Vedi che ci sono le scritte, tu pensa a correre, cambiare le marce, avere il pedale dell'acceleratore che se sbagli solo un pelino ti giri, in più rispondere ai vostri commenti. E anche bisogna rispondere in senso compiuto, nel senso non è che tu scrivi tu vai lì o dico boh o dico sì o dico forse, cioè ti devo rispondere in modo sensato, è veramente difficile. Io ti invito a provare a rispondere, a parlare mentre corri, è veramente difficile. Allora io riesco adesso a cambiare le marce, cose che quando ho iniziato a streamare non riuscivo, quindi cambio io le marce e tengo il TCS all'1 o al 2, poi dipende dal tipo di macchina. Questa macchina qui è bella tosta, è bella fissa, quindi il controllo della trazione riesco a tenerlo a 1. A 0 non ce la faccio ancora perché ogni minima come si dice, ogni minima distrazione capisci GBR, ogni minima distrazione, cioè io per dire, tu hai detto cazzo non ci avevo pensato, devo provare, io ti leggo e tu calcola che se sono nella curva e do troppo gas mi giro. Vedere una live con uno che si continua a girare ogni 2 secondi, secondo me, non è sto massimo della vita. Poi comunque Carla, già nella vita normale va a fuoco perché parelli normalmente, quando corre normale. In macchina qui è comunque le prime volte che corre, già dall'inizio. Oh, Wix, grazie amico mio, grazie Wix, grandissimo, un bel follower, grande Wix. Thank you. Sì, viene fuori adesso con SoundL. Grazie Vic, grazie. E ti stavo dicendo, GBR, che è difficile, lei sta incominciando adesso a correre forte, quando poi
andrà forte, non avrà problemi, riesce a vincere, cominceremo a mettere dentro le marce. Dopo le marce buttiamo dentro il benvenuto, benvenuto Wix, davvero, davvero, grande, grande, grande. Hai capito, GDR, un po' alla volta, un po' di... Allora, io ti dico la verità, domani se verrai a vedere il mio canale, alle 2 farò Formula 1, la gara reale, con i giri reali e tutto. Ciao! Coppia forti! Ciao X, grandissimo, grazie, grazie, bene. E domani farò Formula 1, ok, raga? Io ti dico la verità, già è veramente difficile fare Formula 1 senza prestare attenzione a quello che sta, cioè solo a correre, senza parlare, senza fare altre cose. Ho provato, è veramente veramente difficile, quindi domani userò gli aiuti col Formula 1 e faremo una bella live, più che altro divertente, non dimostrabile chissà che cosa, capito? Grande Vix, grandissimo. Andiamo su Dragon Trail con la mitica Carlina che corre. Allora, facciamo arcade, facciamo Dragon Trail, facciamo con una luce che si vede, no? Una roba indecente. E una bella garetta singola, amor mio? Dai, due giri, mi raccomando, ti ricordi qual è, tata? Dai, 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 forza, forza, amore mio, forza, milady. E poi, invece, domani sera faremo Gran Turismo 7 ancora. Ok, ragazzi, alle 21, invece ieri, domani, Formula 1 verso le 2. Poi io... Vi aspetto. Cominciamo benissimo. Bene, ma non benissimo. E invece, poveretto, Lord, questo è stato per te. Ecco, Lord, sportella. Quando sportella, pensa a te, Carla, ok? Quindi le sportellate sono tutte per Lord. Frena, frena. No, qua devi frenare, te la ricordo, molto. Aspetta un attimo, dopo vi dico del 2 giugno, non andate via che vi dico la giornata. Attenta, attentamo, attentamo, attentamo. Frena un pelino. La quarta qui. Sportellali tutti, vai, accelera. È divertente, dai, è divertente. Diciamo che è divertente sportellare. A fuoco quando arrivi a 150 di frenare. Frena. Vedi GBR quando parli, dopo la pista non la vedi. Dimmi tu. No, stavo dicendo, poi giochiamo a Monza perché c'è la prima curva che butta fuori tutti. Sì, a Monza butta fuori tutti la prima variante, che è incredibile. Qui la devi prendere a fuoco, ma l'hai presa nel modo più sbagliato del pianeta. È vero? Sì, amore, devi prendere abbastanza dritta. Però frena un attimo così almeno non vai a sbattere. La pista, vabbè, ma che problema c'è? Sportella di tutti, prima o poi arrivi primo. Comunque sei seconda, quindi bella serie Super Turismo anni 90 sta gara. Eh sì, anni 90, bellissima, bellissima. Comunque ragazzi, la livrea è unica, solo da Marco Drums Games Channel trovate le livree così, che abbiamo il nostro amico... Stavo parlando. Tesoro, il nostro amico Sharder. Ciao DSC, grandissimo! Benvenuto, sta correndo Carlin. Allora, se le livree le trovate solo sul canale di Marco Drums Games Channel, fatte così bene, fatte come Marco Drums Games Racing Team, e c'è poi tra l'altro c'è il mitico Loki che sarà il Drift Racing Team, solo da Marco Drums Games, solo nel suo canale su Twitch e YouTube. Perché abbiamo il miglior livreatore del pianeta che si chiama Sharder Design, che è solo nostro, non pensate di portarcelo via perché non andrà da nessuna parte. Grandissima Carla, attenzione qui, frena un po', da quarta amore, ok, va bene la terza, attenzione, dai che vince, incitiamola ragazzi, scriviamo tutti nella chat, forza, vai, brava, ciao DSC amico mio, emoji a manetta, forza ragazzi, 150 frena, bravissima. Ok, sondaggio Giulio. Ormai sta gara è finita, la facciamo la prossima. Ho fatto un sondaggio, allora, vediamolo un attimo. Ah, bravissima. Ho votato. Votate il sondaggio, ragazzi. Brava. Devi prenderla dritta. C'è la ciao mitico. Sì. Quella lì l'hai presa proprio. Ah, è mina. Vola! Vola Carla, vola, attenzione, frena,
No, ma come l'hai presa sta qui? Si frena prima, poi si apre. Quante volte te la devo spiegare sta curva? No, era un tempo della mano. Brava, l'hai buttato via tu. Però brava. Oh, beh, 1.41, ciccia. Brava, brava Milady. Ancora, vedi, sei gasata. Ciao DSC, grandissimo. No, 1.42. Non posso togliere la cosa da lì, vai tranquillo, stai calmo. Togli quella roba da lì. No, dai. Dai, dai, che sei carica, dai, senza, dai che è carica. Senza ammazzare nessuno adesso. Oh, Roby, c'è la mitica Roby, Roberta, ciao! Ciao, ciao, ciao amica mia. La macchina della Roby la sta facendo adesso Shard, amore mio. Quell'altra è una BMW che non fa niente. È bellissima, Roby è blu, bellissima, ma non fa nulla. Giusto? Perché guidate? Guarda, senza ammazzare perché nessuno. Guidate, usate. Non lo so, se penso io, amore, pensa a correre. Aspetta, Allora, tu, prima di tutto hanno tutti detto che vinci. Allora, giusto per curiosità sarà. Guidate. Che auto corriamo? Allora, questa è la Honda NSX, se è questa la domanda. Scusami, ma faccio un po' fatica. E anche voi che penso a scrivere è un po' un casino. Ciao Roby, grandissima Roberta. Guarda il mio orecchio. Chi è che l'ha scritto? Ah, Loki. Loki. Mi piacerebbe, però... Vedrai che quando entri dentro ti buchiamo le gomme. Non... No, il volante. Ah, il volante? Ah, ok, è Logitech G923. GBR G923 della Logitech, secondo me è molto bello. Madonna, mo, ti sei fermata 60 all'ora. Cioè, allora al True Force, oltre al Force Feedback, che il Force Feedback, vabbè, lo conoscete tutti, ce l'hanno anche i volanti da 80 euro, però questo è veramente fatto bene, ti dà le legnate, e il True Force praticamente ti fa sentire corre, vai forte, giri sempre la stessa pista, ce la fai. Grande Roby, grandissima. Ti fa sentire tutte le asperità del terreno e in più al ritorno, che ritorna sempre sullo zero, il True Force. Questa la sbagli sempre, mo, devi frenare prima. Sì, no, te lo dico, mo, te devi frenare prima. Guarda, mi puoi aiutare che faccio okay. Migliore? Ok, sì. Allora, prima di tutto tutti hanno votato che arrivi prima, amore mio, quindi... Allora, ciao ragazzi, ciao Roby, ciao amici di Twins, grandissimi. Allora, qui non ti devo dire niente, ti dico solo l'ultima curva, ok? Grande Roby. Ok, il volante ho risposto. Ciao DSC, grandissima Roby, che bella chat che abbiamo ragazzi, che bel gruppo di amici. Frena. No, tu sbagli perché non freni giusta. Freni troppo presto, poi molli, e quando molli la macchina va avanti e non ce la fai più a fare la curva giusta. Però non c'è problema, perché non è un errore, tutto si impara, amore mio. Qui non devi frenare tanto, devi prenderla un po' più. Marco vota, ho votato amica mia. Sì, ho votato. Io ho votato. Votate ragazzi, se Carla arriverà prima, ma credo che qui a 150 devi frenare. Frena, amore, 150. Ok, bravissima. Vai, gira, vai, gas. Se vedi che è troppo presto, molla un pelino il freno, ma non mollarlo tutto. Ok, tieniti dritta, molla l'acceleratore, molla. Solo mollarlo, vai. Ok, bravissima. Allora, dai che ti dico adesso. Ah, grande Giulia, Marco e Carla. Forever, per sempre. Dai, amore mio, attenzione. 100. Molla, frena. Vai. No. Adesso dai gas. No, l'hai sbagliata. Seconda, tu sei in terza. Amore mio, se tu sei in terza invece di andare in seconda, non si può fare. No, ma che tre box. Appena perdo... Solo i miticoins. Ah, perdo solo i miticoins. No, perché perdi i miticoins, amica mia? Aspetta, 1.39. Dammi 5. Ma falla, scusami. Scusate ragazzi, la fai l'ultima volta. Quella curva lì me la fai giusta? Ho vinto, ma di fatto li ho persi. No, ma come mai? Loki ha donato 3.000 punti canale. Grazie Loki. Non ho capito perché hai perso i miticoin, grandissima Roberto. Roby. Non c'era da... Ah, forse perché bisognava votare? Cos'è? Non lo so, Roberto ha detto ho vinto, ma alla fine ho perso i XD. Lord. Ah, non lo so, perché Lord avrà fregato XD a tutti. È un sondaggio. Infatti, è un sondaggio. No. DSC riscattato bevi. Ok. DSC beviamo, ragazzi. Sì. Allora.
Dai, 1,27 manca poco. Bravo, bravo. Bello Loki, così mi piace, vedi? Sempre essere positivi. Ok. Roby, ti sei confusa con il sondaggio pronostico? Penso di sì, grandissima Roberta. Sì, il pronostico, dai, fai il pronostico. 1,38, riuscirò a battere il... Beh, fai il pronostico, va bene, dai, 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 allora. Anche sbagliato. Mica mi ricordavo che ci fossero due modalità. Eh sì, Roberta, grandissima. C'è un sacco di roba su Marco Drums Games Channel. Dai, dai, dai. Allora. Stai attento a non toccarli dentro. Frena, 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 frena. Troppo tardi, amo. Madonna, vabbè. Roby ha fatto tanti mal. Sì, ma devi frenare prima, amore mio. Vedi quando arriva la curva. Guarda un po' sempre in lontananza dov'è il margine della curva. Adesso tu qua stai guardando la macchina davanti. Tu devi vedere l'angolino già. Non preoccuparti, Roby, grandissima. Ok. Tu adesso vedi? Adesso devi frenare, adesso. Ok. Perché comunque li tocchi dentro, se no. Bravo, bravo. Attenzione, no? Darga, se vedi che ti butta fuori, molla sto acceleratore. Vai, vedi, no. Mi ha preso proprio in piedi. Riscatta, bevi. Dai che bevo, dai che bevo. Dai, grandissima. Dai, hai fatto due gare della Madonna, adesso non ti sei persa. Guarda la gara con gli altri davanti, amore. Il pettine non ce l'ho, Loki, dopo lo faccio. Facciamo così. Ok, va bene che c'è pettine. Frena. No, no, Google. Volume a 6. Ok. Ok. Bravissima. Frena. Perché sennò gli vai addosso. Wow. Frena. Mamma mia, Marco. Che cosa, amica mia? Non ho. Ah, del pettine. Eh sì, ho fatto il pettine con le mani. Dai, va bene. Attenta, eh? Mo c'è dall'altra parte tua, non sto lì a farmi passare il pettine da te che corri. Vai. Attenzione, attenzione, attenzione. Perché ti devi aggiustare i capelli mentre vai? Sì. Vuoi anche lo specchietto per guardare? Allora, frena. Ok. Molla. Ok, vai, 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 vai. Gas, gas, gas. Sputa sulle mani. Ciu, ciu. Ah, con la sputata, Lord. Vai Carla, frena, 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 frena. Ok. Cerca di non andare addosso agli altri. Ok, che è bello e divertente. No, amore, l'hai appena ammazzato questo qui, se l'hanno la normalità lì dentro praticamente ieri qui ieri. No. Allora, palla giusta, mo. 100, frena, 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 frena. Ok, molla. Molla, gira, 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 accelera tutto. Così. Così. Semplice. Tra di tutto, seconda, imposti, giri tutto e acceleri. Mamma, l'hai presa a 20 all'ora, hai frenato troppo. E poi il primo giro si parte lanciato, adesso è il giro giusto. Il primo giro sei che parti così, questo è il giro lanciato. Troppo veloce. Dai, dai, dai che ce la fa, Carla in questo momento. Sì, signore! Zio Mario! Ho scaricato Warzone, bravo, bravo, bravo. Bella lì. Te fai bene, te fai bene, zio. Qua siamo a... Qui siamo... Passare il mio tempo. In modalità... Abbassiamo il tempo. No, 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 troppo, mo. Così è da quarta. Allora dimmelo, quarta. No. Grande zio Mario. Sì, eh. Vedo, vedo, vedo. Modalità... Aspector, tempo. Come si dice tempo? Time. Frena. Vai, 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 accelera, accelera, accelera. Gira, gira, gira. Sì, 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 il Warzone. Attenzione, attenzione, amore mio. Warzone si può fare tranquillamente anche solo col party, senza problematiche. Metti 4, 5, fai il caffè, così attaccata, cammina. Allora, attenzione adesso, a 100, eh. Frena. Ok, lascia, gira tutto, gira tutto, gira di più, vai, accelera, 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 accelera. Ah, bravo, 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 zio Mario, grande, grande. Bisogna provare i giochi, bisogna provare i giochi, hai visto? Bravissima. Dammi 5. Bravo, amor mio. Mua. Vediamo quanto hai fatto.
Aspetta, ci fa vedere il... Certo, certo, zio Mario, ma lo facciamo con l'audio di party, eh? Assolutamente l'audio del party. Brava Carla. Sì, fai, ci sta. Si fai, ci sta. Si fai, ci sta, non l'ho capita, l'occhino mio, però va bene. Ci sto. Se fai, ci sta, non l'ho capita, non l'ho proprio capita. Ah, ok, ok, quindi bisogna usare il party... Il party... Che balle il party! Dovresti scaricarlo per la PlayStation, zio Mario, sinceramente. Tanto è gratis. La chat di gioco fa schifo. Se l'audio va... va da schifo nel party, l'audio di... la chat di gioco di Warzone fa ancora più schifo. Però vabbè, non c'è problema. Sì, sì, sì. Sì, dai, effettivamente potresti anche scaricarlo su Play, se hai spazio, zio Mario. Poi te lo giochi dove vuoi. Dove... Parti Marco, dove devo andare io, dico mio? Vedi qua, freni, ah no aspetta, l'ultima, guarda l'ultima da qui, eh. Allora la macchina, ah tra l'altro amore, sai che potresti provare a fare un pelino se vuoi di Sardegna, così vedi la pista nuova dove devi farmare? Le armi che ho su Xbox, su PlayStation, posso... Allora in teoria è l'account, zio Mario, però non saprei dirtelo sinceramente, sì. Penso di sì, perché è l'account Activision, quindi quando tu lo fai da una o dall'altra, lui ti porta quello che tu hai. Però, zio Ma, devi provare. Devi provare perché sinceramente non lo so. Esatto, esatto. Tanto tu c'hai la linea buona, te lo scarichi in un attimo. Grandissimo, ragazzi. Oh, Bragai TV. Allora, andiamo ragazzi, è bellissima la macchina di Carla, è veramente uno spettacolo. Grande al Shader Design, il nostro mitico livreatore. Grazie. Livreatore, 25 minuti per 100 giga, direi che è buona la linea, amico mio. Direi che è proprio buona. Allora, bisogna prendere immediatamente questa macchina qua. Allora, ragazzi, ci facciamo una corsettina in Sardegna con la McLaren. Con la McLaren F1 GDR, ok? Sì. Sì. La proviamo e vediamo un attimo come... Faccio il pronostico. Sì, sì, qua sì, abbiamo mezz'ora. Il pronostico. Io in Sardegna corriamo! Grande Lord. Allora... Vai, Lord. Esatto. Non conosco la... Non la conosce, ragazzi. Bellissimo. E Willy, primo spettatore. Robby. Willy, primo spettatore. Non che so. Dovrebbe dire? Non so che, su cosa. Non lo so. Okay. Willy, se Willy è primo spettatore, grazie Willy. Non so chi è e non so che cos'è. Però grazie Robby dell'informazione. Non ho capito che cosa vuol dire, ma va bene okay. Stesso. Dai, allora. Consumo economico, allora la macchina, Marcolino, io vado che mi sta per morire il telefono. Ciao Loki, ciao amico mio, scusa non abbiamo potuto fare la lobby, ma non è stata colpa nostra, visto che io sono entrato, ok amico mio? Dimmi che l'hai capita. No Roby, scusami, non l'ho capita. Grazie, grazie Loki e buonanotte. Allora, la macchina va forte, quindi devi girare un po' prima, però... Ciao Loki, amico mio, adesso a sinistra devi frenare un po', frena. Frena, seconda, bravissima, molla un po', seconda, frena, e l'hai tirata lunga, devi frenare e farla un po' così, capito amore mio? Ok, qui è la seconda, bravissima, ciao, e beh, non aprire, tranquillo, non preoccuparti Marco, ciao Loki, grazie mille amico mio, eh. Grazie della lollata che mi hai fatto oggi, che mi hai fatto... Mannaggia, se ti do due sberle, il tipo di... Ah, Will è il tipo di Simpson, no, non l'avevo capito Roby, scusami, è tutto il giorno che corro, c'ho il cervellino che praticamente dice vai a letto Marco che non hai più l'età per fare ste stronzate. E io farò il 2 giugno, faremo la 12 ore Marco Drums Game su Gran Turismo 7, ragazzi, vi aspetto, 12 ore di Gran Turismo, mamma mia, penso già di dormire tipo faccio il pisolino, Il bidello dei Simpson, non sai che non sapevo che il bidello dei Simpson si chiamava Willy? Non me lo ricordavo più, sinceramente. Grandissimo. Allora adesso devi frenare, amore mio. Intanto, scusami se non ti ho... Ok, frena. Intanto guarda,
frena. A casa di uno. Vai, accelera, oh, beh, non è che devi a 30 all'ora, mo. Devi frenare a un 80-90. Dai. Quella me la devi fermare, adesso devi cambiare pista, non c'è più quell'altra di farmi, diciamo, devi fare questa qui. Quindi devi imparare. No, è bellissima questa pista. A fuoco. Adesso c'è tutto il pezzo. Ma mo, non è prato. Cioè, hai fatto il pronostico. Mo, anch'io oggi tutto con le zanzare, ma stavo fermo e pronostico. Ok. Stavo facendo il pronostico, mio amore. Ah, gli streamer non possono fare pronostici, quindi io non posso farlo, ragazzi. Allora, frena un po', frena. La vedi che è la seconda questa. Frena. È la seconda, accelera. Fai la seconda, la prima, poi molli un po'. Magari dai appena un pelino, ma devi tenerla praticamente su 90-100. Adesso è la seconda, frena. Ok, buon, frena, accelera. Non tutto. Brava. Dai che stiamo farmando su Sardegna, ragazzi, sapete che hanno tolto Tomahawk, quindi non si può più fare, bisogna farla sulle gare normali, sulle Endura, si può fare la Sarté. Poi LDatsu, grazie LDatsu per il follower, grazie amico mio, grande. Allora siamo alla Sardegna, stiamo facendo, no, un giro di prova, dobbiamo fare 15 giri per fare un po' di soldini, vogliamo comprare l'altra macchina. E come si dice? I Datsu. Grande. I Datsu 84. Marco, dopo mi fai vedere il settaggio. Ah, sì, Roby, scusami. Grandissima. Va bene, Roby, scusa. Sì, per poter fare sta gara, gliel'avevo promesso oggi e mi sono dimenticato. Amo. Ma non devi guardare lì. Tu devi guardare la pista, patata. Guarda lì, Roby. Hai distratto la Carlita. Dai, ce l'ha pieno. Dai, scusate ragazzi che devo. Ciao, Idatsu. Ida, ti chiamo Ida, dai, così almeno non sbaglio a pronunciarti. Scusa. Ida, grande Ida. Sul pronostico, ragazzi, fate. Oh, grazie Ida, comprensivo. Grazie amico. Amica, non lo so. Penso che sarai un amico, ma grazie. Prima di tutto del follower, grandissimo. Il secondo perché scrivi. Oh. Ah, quindi ragazzo. Ok. Allora, frena. Seconda. Vai. Frena. Gira. Vai. Brava. Devi girare un po' prima, cioè devi girare. Queste macchine devi girare e accelerare, così loro tendono a tenere la strada. Ok, frena, seconda. Non tutto gas. Vai. Partecipa al pronostico, Ida, grandissimo! Partecipa alla nostra community, che è fighissima, la community di Marco Drums Game Channel. La nostra chat è veramente figosa. Ah. Ok. Ok, dai, accelera. Adesso a 100... Freni. Ok, seconda. Vai. Roby, sei tremenda. Vuoi vincere facile. Grande Roby, grandissima Roberta. Sì, c'è amore, vai tranquilla. Allora, attenzione qui, attenzione all'ultima, che devi frenare questa. E, beh, non così tanto, però va bene, c'era lui che rompeva le scatole. Adesso, in questo momento, devi già essere qua di seconda o terza. Però non fa niente. Che questa non è con la frena. Non è con la Tomahawk, okay, questa. Accelera. Un po' troppo, freni troppo, mo. C'era lo stop. No, non c'è stop, mo. Frena un po' meno. E qui non frenare, qui è da piena. Birbantella. Vai, gira sto volante, devi girare sto volante, amore. Il problema è che noi non vediamo, se ti faccio vedere la pista, quanti giri ok, 6-8. Zio Mario! 15 giri con questa, no? Certo. Vabbè, quando ti sei rotta me lo dici e li faccio io, ma è certo, è da farmare. Sono 15 giri, amore mio, è certo. No, non andare fuori. Oh mio Dio, ragazzi, e io che ne devo fare? Ho fatto tutto il giorno. Ma tu sei abituato. Sei abituato, baby. Allora, ragazzi, un secondo che tolgo la webcam, che per magia ci scambiamo di posti, perché succedono cose magiche da Marco Drums Games Channel, ed eccole qui. Oh, amore mio, ma non fare così tanto. Dai. Ma te ne vai anche proprio, vai, te ne vai proprio via. Ah, bene. E si vola, dai, allora. La porta, mo. No, sì, subito, mo.
dai, mettila giusta. Ok. Allora, dai. Mettiamo le cose in chiaro. Vediamo un attimo, ragazzi, perché... Ok, che... che quattro giri dovevamo essere un po' più avanti, sinceramente. Adesso vediamo un attimo se riusciamo a recuperare. Bella lì, dai raga, dai raga, dai raga. Allora, sta macchina è pazzesca, Grazie Roby, grandissima Roby. Credete in me, raga. Uè, Morris, amico mio Maurizio, come stai, boss? Guarda cosa ti combino qua, amico mio! Ah, ciao, ciao, ciao! Allora, com'è la serata, Maurizio? Grandissimo Maurizio, ti aspetto a correre un po' con me, Maurizio! Dai, dai, che li scansiamo tutti, se non si spostano li facciamo spostare a furia di... trombata. Adesso arriva il mitico drago arrabbiato. Grande Maurizio, come stai? Dai Maurizio, lunedì siamo già, se il grandissimo Morris ha voglia, è un bel casino, lo so amico mio, me lo racconti sempre che è lì nella tua pizzeria, è un ristorante fighissimo tra l'altro, Maurizio, è sempre pieno, grande, grande, ti voglio così, ti voglio bello, bello pronto, dedito al lavoro, grande, grande Maurizio. E lunedì sera con Batman, il mitico Morris c'è, Maurizio, diglielo già al mitico Morris, e Michele e io, così facciamo il bel trio Warzone, andiamo a giocare a Warzone. Tifiamo per far perdere Jun, per far perdere Lord, dai dai dai, ah, perché Lord ha detto che non arrivava, mamma mia Lord. Pronostico che non arrivavo prima, adesso ti faccio vedere io che perdi tutti i soldini. Ah, adesso li facciamo perdere tutti i soldi a Lord, dai raga. Oh, hai visto sto qua? Hai visto Roby? Sta Corvette, altro che poi dice il computer non ti viene addosso. Il computer viene addosso e come? E come? Non credo che riderai. Penso che andrai a letto, amico mio, piangendo stavolta. Oh, guarda qui. Esatto, esatto, Roby. Adesso gli facciamo fare i sogni bruttini stasera. Gli facciamo avere l'Incolby. Altro che Stranger, quel nuovo... Oh, guardalo! L'avete visto? Voleva saltare dentro al box. Guarda che lo facciamo ricredere già. Che siamo secondi. Occhio alla benzina. Hai ragione, Roby, hai ragione. Stiamo qua a parlare e magari poi mi finisce la benzina, faccio una magra figura. Grandissimo Maurizio, Stranger, quella roba lì che non posso dirla io. Prima che perdiamo per sciocchezza, esatto, esatto Roby. No, non è di Amazon. Il livello del controller è basso? No, 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 raga, no, 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 raga. Aspettate un attimo che devo mettere il controller sotto carica perché sennò qua succedono cose brutte. Un secondo. No, è anche il controller basso, no, è tutto succede stasera. Allora, aspettate che mettiamo la spina del controller dentro al controller. Ah, bellissimo, intanto mi pettino, ok? Così almeno se qualcuno ha riscattato pettina o bevi. Se non perdiamo per la benza, perdiamo per la batteria. No, la batteria non dobbiamo perdere, Roby, ok? La batteria non perdiamo, perché per la batteria ho già risolto. È già attaccata la corrente. Oh, controller, stai calmo però. Dai, 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 andiamo, andiamo, andiamo. Esatto, ti immagini, mi esplode il controller di fianco, ma io che voglio arrivare per forza primo per farti perdere i soldini. I Mitcoin, amici miei, se non siete iscritti al canale o siete appena arrivati, sono la moneta del futuro. L'abbiamo creata io e mio figlio Leonardo, più che altro lui, che è stato un genio, e saranno veramente la moneta di scambio per comprare petrolio, per comprare un sacco di robe. Altro che Bitcoin, ci saranno solo i Mitcoin in futuro,
Mitticoin. La moneta dei soli mitici. Se voi siete mitici, comprate i Mitticoin. Allora, vediamo un attimo se scalando una marcia ce la facciamo. GBR, se sei ancora dentro, amico mio, vedi che, come ti dicevo prima, non ha letto nessuno. Ma che cosa, il sondaggio? O che cosa, non l'ho letto? Scusate ragazzi, ma sto correndo, faccio un po' di fatica. Stavo dicendo prima a GBR che 4 e 2, stavo dicendo prima al grandissimo GBR che come si dice, Carla non riesce a far tutto perché sei ancora all'inizio. Io comunque riesco a tranquillamente a correre, a cambiare le marce, TCS al 2, anche se stavolta l'ho lasciato al 5 perché non c'ho voglia sinceramente che mi si gira la macchina, però si fa tranquillamente così. Dai Roby, hai visto che è lì? Hai visto dov'è? Guardalo, ha fatto la curva adesso, guardalo. Lord comincia a avere paura, ragazzi, Lord comincia a avere paura. Esatto Roby. E Lord sente il rumorino alla macchina, lo spera, dai che ci riscattiamo per la gara online di oggi. Dai, questa è partita male perché Carla è andata veramente piano all'inizio, ma chiaramente non conosce la pista, poverina, è giusto che sia così. Io ormai l'ho fatta 100 volte. È bellissima la macchina, raga. Le mod sono grandissime, fichissime, grazie anche al mitico Zaneboy, a Leonardo, mio figlio, che è stato qui con me a farle, perché lui è mitico. Oh Lord, sento puzza nei pantaloni. Oh Lord, oh amico mio, stai perdendo dei soldi. No, attenzione alla benzina, Roby, ricordami della benzina, lo so anche un giro prima viene fuori scritto proprio sul gioco, perché quando uno poi non va a fare la benzina, il gioco ti dice: oh bello, guarda che ti finisce la benza, te la fai tutta 80 all'ora, Comunque Roby, oggi mi è successo, mi sono scordato di andare dentro a fare la benzina e me la sono fatta 80 all'ora, però l'ho vinta lo stesso, dai, è stato bravo. Oh raga, questa che cos'è? Questa è una Corvette, è vero raga? Una Dodge quella macchina lì, lo riconosco dall'alettone. Portilla, ti sento molto vicino, dai Dodge. Ma come apre, guarda come apre perché mi sente. E Lord dice: dai e Dodge, guardalo. Andiamo. Va come viaggia. Ora becco qui in fondo. Mi provo a buttare dentro? No, non ce la facciamo. Dai. Io non butto fuori, ragazzi, cerco di non buttare fuori nessuno. Sono stato un po' più dentro in quella curva e è riuscito a dar via gas prima, Lord, Roby. Roby, aspetta, guarda che sono 8 giri, Roby. Roby, corriamo con gli occhiali? Dun dun. Sì, infatti Roby, hai ragione. Che poi andiamo a sbattere, No, hai ragione. Concentriamoci. Dai che dobbiamo dargli paga, Infatti no, non si vede niente, ragazzi. Questi occhiali qua sono assurdi. Sono proprio plastica. Sono solo fighi, ma non hanno la funzione di occhiali.
Dai, dai, vai. Vai, 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 vai. Vai, Roby. Ah, bevi e pettine addirittura. Addirittura. Ah, hai capito. Chi io addirittura. Ah, mi vogliono far bere e pettinare mentre corro, eh. Va bene, va bene. Sai cosa ti dico, Lord? Lo faccio. Adesso lo faccio. Guarda, amico mio. Bevo e mi pettino, ok? Ti faccio vedere che si può fare anche questo. Stai tranquilla, Roby, che lo faccio adesso, eh. Guarda, Roby. Ah, allora, non cambiare le gomme. Dov'è l'acqua? Così lo freghiamo, Lord, che voleva che bibetti... che bevevo un po' di acquina e che mi pettinavo. Eccolo qua. Oh, Lord, guarda. Ah, e volevi che lo facevo in gara, eh? Vai. Dai, 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 meccanici. Possiamo anche vederla da dentro, raga. Ciao amici e amiche di Twitch. Livelli di bravura estremi, dice la mitica Roby. È vero, hai ragione. Roby voleva, eh. Voleva che lo facevamo mentre andavo, così sbagliavo. Vedi che insiste, eh? I veri campioni videono con i piedi. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Aspetta che arrivo sul rettilineo che lo faccio, così non puoi più dire che... Lord, così non puoi più dire che non lo faccio, guarda. Guarda, eh. Guarda, amico mio. Guarda qua. Mi pettino. Faccio la curva. Faccio la curva mentre pettino. Guarda, guarda qui. Guarda, guarda. Oh no, ho sbagliato. No, no, basta, 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 basta. Roby, mi sta deconcentrando, Roberta. Giulia, digli qualcosa, Lord. È dietro, eh. Lo sento dietro, ragazzone, eh. Esatto. Non sciogli lingua, non te lo dico neanche morto. Ciao Sharder, amico mio. Sei a casa Sharder, ci facciamo un online. Dai che stasera è sabato, si può fare anche un po' più tardi. Grandissimo Sharder. Allora c'è Lord che al pronostico ha votato che non arrivo, perché lui è veramente veramente tremendo. Oh, sei a casa, grandissimo. È veramente tremendo Lord. E ha votato praticamente che non arrivavo neanche, capito Sharder? E quindi sta facendo di tutto per distrarmi. Invece la mitica Roberta e la Giulia hanno votato che io arrivo primo, grandissime. Ho comprato la Jaguar, Sharder, quindi praticamente la 330 della Ferrari, per se volete fare, ragazzi, il trofeo, ok, quello delle tre auto leggendarie della Le Mans, c'è la 330. Sì, 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 infatti voglio fare un video, dopo voglio fare un video dove faccio vedere le tre macchine e i tre pezzettini di replay delle macchine per prendere il trofeo. No, Giulia, anch'io non posso votare, solo gli altri ragazzi, è giusto che sia così, perché sennò il capo vota tutti i soldi che può. Però credo, ragazzi, di fare un pronostico io che la gara è vinta, però non vorrei... E fai on se metto il G. Sì, 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 sì. Sì, beh, domani non vado al lavoro. Domani è domenica. Giusto? Con le mani. Ciao, ciao. Adesso lo faccio. Aspetta che faccio la curva prima di fare ciao, ciao. Ciao, ciao Lord. Dai che vinciamo. Oh, domani, ragazzi, è domenica, vero? No, non ditemi che è lunedì, perché sennò mi sparo. Ho perso la cognizione del tempo. Non sto scherzando, ragazzi. È una domanda seria la mia. Ok, ah ok Roby, grazie mille, gentilissima. Ma perché faccio la una di notte qua e poi domani mattina devo andare a lavorare. Siamo freschi. Ok ragazzi, dai, allora sì. Amiche, fatelo sbandare. Ecco che è arrivato l'altro. Se faceva il pronostico sicuramente diceva che non vincevo.
Raga? Sì, è lunedì, bravo Charder, va bene, va bene. Allora, tu domani vai a lavorare, eh? Allora ragazzi, io domani vi aspetto alle 2 del pomeriggio sul Formula 1, facciamo la stessa gara che fanno nella realtà con gli stessi giri, eh? Quindi domani vi aspetto e domani se ne vedranno di tutte le belle, ragazzi, perché di cose belle e brutte, più che altro brutte, perché quella pista io la odio. Eccoli i due, oh. È arrivato il Charder e Lord che stanno tutte e due dalla stessa parte. Vai, 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 ragazzi, dai. Vai che vi batto tutte e due. Prima ho provato con Loki a fare la lobby, Charder non riuscivo. Lobby con me proprio non riusciamo a entrare io e lui. Grande Roby e Giuli, grazie amiche mie. Siete le mie gruppi. Si dice così, no, raga? Non so neanche cosa vuol dire, però penso che sarà una cosa figa. Le mie fans, ecco, forse è meglio, perché non sapendo cosa vuol dire proprio gruppi. Era una cosa che si usava nei gruppi musicali una volta, però non so se è una cosa bella o una cosa brutta. Quindi usiamo le mie fan. Io ho fatto un po' di casino in prima e seconda. Allora, 7 e 4, eh? 7 giri e 4, ci mancano 2 giri. Dai ragazzi, secondo me è vinta. Non vorrei azzardare, ma il Team Lord è saldo. E vabbè, ci abbiamo il Team Lord, il team che va contro il bastion contrario, sempre ci deve essere, eh? In ogni gruppo e in ogni famiglia. Grande Lord. Dai che vi straccio a tutte e due. Io non vedo l'ora che Lord prenda la PlayStation 5, amici e amiche mie, per poterci fare una mega gara Gran Turismo 7. Io non vedo l'ora che Robby faccia codesta cosa. Oh, ma ti voglio bene. Pensa al nostro team, oggi ho tifato per te. È vero, è vero. Esatto. Vedi? Fai star male un po' Charder, che lui ti fa sempre contro di me, invece tu ti favi per noi due. Grande Robby, grandissima. Così si fa. Invece Charder e Lord sono un po' birbantelli, eh? C'hanno un po' il dentino avvelenato perché gli buco sempre le gomme. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi e grandissime. Allora ragazzi, al 2 giugno maratona, mega maratona Marco Drums Games GT7. Partiamo il 2 giugno che è festa, alle ore 11. Brava Giulia, compragliela, anche Gran Turismo 7, così ci facciamo di quelle gare pazzesche e poi faremo il pronostico se vince Lord e io metto di no. Vero Giuri e Robby? Facciamo il pronostico, se vince Lord la gara io metto di no. E più che altro è che non si trovano, ragazzi, eh. Ho visto che fai il tifo per me. Oh, fai bene Marco. Se indovini, dai Lord, che posto è arrivato Charder oggi, dai. Vediamo se lo indovini. Eravamo in 6. Charder. Allora, Lord, devi dire a che posto è arrivato Charder alla fine. Oh, Giulia. Grande Giulia. E che posto è arrivato Marco Drums? A che posto è arrivato Marco Drums, Giulia? Ah, Giulia suggerito. E no Giulia, purtroppo oggi non è proprio andata così bene. Sì, che è arrivato terzo e avete ragione, bravi, avete indovinato. E Marco Drums? Ma la Giulia non c'era oggi, Roby. Penso che gli è andata proprio di fortuna, eh? Come si dice, di fondo schiera. E infatti non c'era la Giulia oggi. Più che altro, no Roby, oggi no. Oggi ci hanno fatto il pacco, come si dice quando uno non viene. Ci avevano da fa. Domani facciamo un mega. No, lo so Giulia, non c'eri oggi. Oh, incredibile, attenzione ragazzi, attenzione. Marco Drums è andato un po' nel prato, eh. E non si può fare perché ci sono in ballo un sacco di Mythicoin. Allora ragazzi, Mythicoin, se non vi siete, non sapete che cosa sono le monete
virtuali del canale di Marco Drums Games ci sarà la moneta del futuro. Il prossimo futuro si potrà pagare in Bitcoin, ma anche in Mythicoin, secondo me, perché è veramente una moneta mitica, in Mythicoin. Ti ho fatto pure troppo oggi al lavoro. Ah, ok, va bene, non parliamo di pacchi, ragazzi, stiamo sereni. E se non vi siete iscritti, se vi siete già iscritti al canale, grazie mille. Se non vi siete iscritti, iscrivetevi al mio canale, grazie ragazzi. Gioca anche mia moglie Carla e Leonardo, mio figlio, il più piccolo, perché poi Vittorio non gioca mai, non gioca con me, gioca con i suoi amici che sa il suo canale e gioca con i suoi amici a giochi di sparatoria tipo Rainbow Six Siege e tutti quelli lì. Infatti mi sa che non si è mai neanche fatto vedere nelle mie live Vittorio, qualche volta lo costringerò a venire qua a farsi vedere, dai ragazzi, così conoscete anche lui. Bravo, bravo, brava Giulia, grazie. Io vincerò pochissimo perché sono stata attenta. Ah, caspita. Ok, ok, va bene, non c'è problema, dai. Anche se vinci 120 coin va bene lo stesso. Oh, un mega panino, amico mio. Bella lì, racconta, come era fatto sto panino. direi che se ha detto un mega panino, penso proprio io, Giulio, che era buono questo mega panino. Intanto Marco Drums sta arrivando al traguardo, ragazzi. Io ve la butto lì. Sarà pesante l'auto. Ragazzi, ha vinto Marco Drums Games, bella lì raga. Tum tum. Adesso nella live ballano tutti, no? Allora balliamo anche noi. grandi raghi. Oh, gara pulita, 727.000 amici miei, 720, grazie Roby, grande Drums. McLaren BMW, pista Sardegna. Adesso ti faccio vedere il settaggio, Roby, perché sennò mi dimentico ancora. Grazie Giuli, grazie amica mia. A quanto avete vinto? Avete vinto parecchio? Pronostico? Ok. Spero che avete vinto tanto, Pettine verde. Quindi ragazzi, hamburgerino, maionese, salsa burger, insalata, cheddar, bacon. Tanta roba, amico mio, Proprio un paninetto leggero. Bella sta macchina, bellissima. Allora andiamo che vi faccio vedere i settaggi. No, ho sbagliato. Vabbè, facciamo vedere i settaggi dell'auto, la Giulia. Allora, assolutamente ho sbagliato. Impostazione aiuti. No, ma dov'è il settaggio auto, raga? Impostazione auto dettagliate. Eccolo qua. Allora, Roby, da corsa dure come gomme, perché non le cambi, praticamente fai 15 giri senza cambiare le gomme. Qui ho lasciato tutto come era prima. L'unica cosa è che bisogna comprare le Q, e ho portato la potenza a 70, quindi al minimo. Il mio compagno Sharder che prima mi dava Carla, il pronostico era su di lei, poi si sono dati il cambio. Ok non dire proprio tutto. Limitatore di potenza 84, ragazzi, la velocità 300, però questa non l'ho toccata, e le marce non le ho toccate, quindi alla fine della fiera è solo un tirar giù la potenza per poter fare la gara, perché bisogna avere meno di 800 XP, che poi tra l'altro potrei anche tirarli su un pelino, perché sono 789, non so perché, ma probabilmente ci sarà un motivo. Non ha visto niente, quindi potrebbe essere così. Esatto. Ok Roby, ti ho detto il settaggio, così almeno sono riuscito a dirti anche quello. Io volevo leggere un attimo Nello, che aveva detto che aveva fatto una cosa fichissima. Vi volevo far vedere una cosa velocissima. Fatemi vedere Instagram. A ciò. E purtroppo sì. Allora, guardate un attimo che cosa ha fatto stasera il mitico Loki. Guardate che belle. Guarda Sharder. Marco Drums con la tua macchina, bellissima, Questa qui, Marco Drums che si gode la vacanza a Miami dopo una lunga stagione.
Grandissimo, grandissimo Loki, veramente belle queste foto. Marco Drans con la sua prima Alfa. Poi questo qui, allora, un'altra raduna di Marco Drums Game Racing Team. Guarda che belle, Charder. Dai, è stato bravo, ha fatto veramente delle belle cosettine, fa Loki, bravissimo, bravissimo. Questo qui invece c'è Kevin, Loki e Charder e io che sono il capo Marco Drums Games Channel. E qui Marco Drums Racing Team al termine di una gara. Sì, sì, arriva, arriva Charder. Guarda che bella questa qui. Bellissima, eh? Sta ancora in formazione proprio il derapatore professionista Loki che si sta per esibire a Tokyo. E questa è veramente figa, eh? Anche qui Loki ci sa lavorare bene. Poi ho fatto io invece una... i miei oggetti forse. Io ho fatto questa, ragazzi, che è la foto delle tre macchine per poter vincere il trofeo della PlayStation. Queste qui sono, allora, la Jaguar di stasera da 12 milioni, io ho preso il trofeo, ragazzi, quindi figata assurda, la Ferrari 330 e la Ford Mark 4, queste sono le macchine per il trofeo. Ti auguro di vincere, Marco, ti auguro di vincere, Marco. Ma che cosa devo vincere, amico mio? Mi sono perso forse i dialoghi? Beh, grazie, grazie, grazie. Ti auguro di vincere, veramente, veramente grazie. Qui quando vado al lavoro, ragazzi, qui io quando vado in fabbrica a fare il petrolio, in quella bellissima industria chimica là dietro, arrivo con questa mia bella macchinina sfrecciando la tuta e il casco. Io entro al lavoro, oppure quando sto andando a casa mi metto la mia tutina e la mia macchinina, la mia Honda NSX, e vado a casa. È una giornata di lavoro comune per Marco Drums. Questa l'ho fatta io con la mia moglie, bellissima. Facciamo GR3 senza usare la Subaru per cambiare auto. Va bene, va bene. Tu prima cosa hai detto? Non me lo ricordo, Giulio, scusa. Questo sono io, Marco Drums, con la mitica Bragali. Questa qui è una... No, non me lo ricordo davvero, Giulio. Marco Drums da dietro perché è arrabbiato, come il drago. Vedete, stasera il drago è arrabbiato perché sputa fuoco. E questa senza di me, perché dopo che mi sono arrabbiato me ne sono andato. Ecco, questa è la storia, è la storia di tutto ciò. Vediamo questa qui che non me la ricordo più. Ah, questa l'avevo fatta con l'Alfa Giulia, con l'Alfa Giulia, amica mia. Na 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 na. Bellissima, bellissima. Questa è quando sono andato in ferie al Colosseo con la mia Beetle, perché normalmente vado così al Colosseo. Questa qui è la mitica macchina di Charder, la Toyota strafichissima, e la mitica BRZ di Marco Drums, che comunque, ragazzi, le livree sono fatte tutte da Charder, quindi ha veramente fatto un capolavoro. Guardate che belle che sono, tutte diverse, tutte meravigliose. Qui è la macchina di Bragali e invece poi è la mia mitica Beetle. Queste sono le mie due, della mia compagna di vita, di mia moglie, di Bragali, di Carla, Bragali TV, la sua BRZ e la New Beetle, Beetle senza New, Beetle e basta. Queste qua invece sono altre macchine di Marco Drums Games, la Beetle, l'Alfa, la 4C e la mitica BRZ della Subaru. Beh, l'ho detto talmente tante volte, ragazzi, che non mi ricordo neanche più. Questa qui invece era la McLaren prima che gli mettevo la livrea a quell'altra. Prima tu hai detto, Marco, che dovevi vincere una cosa per la PlayStation. Che dovevi vincere una cosa per la PlayStation. Probabilmente sì, sinceramente, però non me lo ricordo. Guardate qui anche ancora le macchine di mia moglie. Ok, andiamo, vi faccio vedere l'ultima, ragazzi, poi andiamo a correre. Guardate questa qui che bella, Marco Drums con la Subaru. Ah, Subaru. BRZ e con la mitica Alfa 4C di Marco Drums Games. Ok, andiamo a fare la lobettina. Fosforo Giulia, mi dovete mandare del fosforo. Un po' di fosforo, please. Peccato che non c'è nell'acqua il fosforo. Pettine verde, no, non è stato riscattato. Allora, vediamo un attimo. Pettinino verde. Allora, ripeto fino allo sfinimento, amici e amiche mie,
domani vi aspetto alle 2 che facciamo la gara della Formula 1 in concomitanza con la gara reale, che secondo me è più bella quella di Marco Drums, perché domani davvero c'è da ridere. Penso di spaccare una gomma una trentina di volte durante 60 giri, e quindi se volete venire a divertirvi, amici miei, venite pure, perché domani davvero ci si diverte, ci si diverte. Lo metto io il fosforo nell'acqua. Grazie Giulia, mandami 6 bottiglie d'acqua fosforate. Vabbè, nessuno mi fa bere più, quindi mi devo autobere da solo. Ok, allora Sharder, allora con la GR3 hai detto, amico mio, aspetta Sharder, scegliamo una macchina. Che macchina vorresti fare, GR3, Sharder, amico mio? No, la BRZ abbiamo detto di no, la Beetle lasciamola stare, dai, se no è sempre quella. Che auto possiamo farla con la Lambo? La facciamo tutte e due con la Lamborghini? Domani gli buchi le gomme, dai, bello. Allora la facciamo con la Lamborghini? Ti va? La GR3 del 2015? Domani gli buchi le gomme, bellissima. Io sto con la Mercedes. Ah, aspetta. Ce la dovrei avere anch'io la Mercedes. Quanto è di pipì? Marco, riscattato, bevi. Poi quando riscattate bevi, ragazzi, mi fate bere 30.000 robi, 30.000 litri che devo andare in bagno dopo. Grazie, Giulia. Allora, quanti pipì è la tua, che non è pipì di fare la pipì, ma quanti punti prestazione è la tua? Sciarderino, pipì, 7,89, fammi vedere, 7,89, grazie Giulia. Allora, 7,89 raga, 7,89. L'amico Sharderino ha preso una macchina che è bella settatina, direi 7,89, giusto? 7,10, ce l'ho tutte scarse io. Le GR3 7,89, ho solo la Vision. La Ford è molto bella, 7,89, ho questa, ho la Toyota, dai, ho la Toyota, dai. Tutti quanti a riscattare bevi. No, Giulia, se no mi fai bere, devo andare in bagno poi, dai, fai la brava. Se no bevo una volta sola, l'ho riscattato per niente, Fai piuttosto un bevi un pettino. Ecco la Sharderino che è entrato. Sei fatto bere 50.000 volte. Giulia, Lord. Oh mio Dio, passiamo da una macchina prima che frenava a questo coso qui. Che macchina è questa qua? Ah, da dentro non si vede, raga. Ha veramente poca visibilità. Ciao amici e amiche di Twitch, ben arrivati. Se non siete iscritti al canale, se vi piace iscrivetevi al mio canale, grandissimi. Grazie di tutto, Portiamo anche Warzone, portiamo anche un sacco di giochi, tutti dei One Edition, PlayStation 5 e Xbox Series X. Portiamo Formula 1 domani, amici, alle ore 14, la gara reale con gli stessi giri, ma la gara di Marco Dran sarà molto più animata perché andrò a tipo sbattere 160.000 volte, roba che non vedete nella gara vera, quindi, e non c'è spoiler, quindi quando entrerà la gente gli verrà chiesto proprio di non dire niente della gara reale, di quello che succede. Un po' in girello che non era bello, E poi ragazzi, vi aspetto il 2 giugno per la mega maratona di 12 ore su Gran Turismo 7, che incominciamo alle ore 11 più o meno, 10 o 11 poi vediamo, di mattina, e finiamo alle 11.45 a fare la streaming insieme, così possiamo commentare allo State of Play, Lo sai Lord che c'è lo State of Play al 2? Che è festa ragazzi il 2 giugno, Al 2 giugno c'è una bella festa ragazzi,
che siamo tutti a casa, io sono a casa anche al 3, quindi posso tranquillamente far tardi e facciamo un bello state of play insieme, eh? Così possiamo fare lo state of play e commentarlo e guardarlo insieme, insomma. Io no, ma pazienza. Ah, non puoi vederlo perché vai a letto, né, amico mio? Va bene, puoi vedere sempre il giorno dopo mentre sei in pausa, vedi la live del giorno prima, no? Dai che li prendiamo un po' di scia. Scusa Sharder, scusa amico mio. Porca miseria, ma Lord. Qui è bagar, ragazzi, nel giro. Qui è bagar, sportellate da panico, grande Shard. Qui è gara anche al giro. Incredibile. Allora, se vuole la gara, gliela diamo, senza sportellare però, eh. Bellissima la sua livrea, raga. Avete visto che bella la livrea della Mercedes? E l'ha fatta sangue, l'ha fatta Shard, raga, l'ha fatta lui. Bellissima la sua livrea. Sì. Io con questa macchina non ho livrea, eh. No. Siamo al limite, eh. È uscito Sharder e sono uscito anch'io. Bellissima. Ti faccio venire fame. No, Maurizio, non puoi farmi questo. Sono quasi mezzanotte. Sono 2 ore che corro. 2 ore che corro, amico mio. E tu arrivi a dirmi guarda WhatsApp. Wanna become famous by follower. Allora, questo penso che sia un bot, ragazzi, eh. Tra l'altro avevo anche tolto la cosa di fare dei bot che vengono dentro a fare ste cose, però vabbè, vedo che non sta funzionando tantissimo il bot oggi, eh. Tra questo e l'ether di oggi. Incredibile. Oh, Sharder è di fianco, lo vedete dal puntino rosso? È proprio di fianco l'amico Sharder. Attenzione a non brancarci dentro. Quindi diciamo che è entrato l'amico Holly e qualcosa a proporci follower finti che non servono a nulla. Grande Mauri, dopo vado a vedere il panino o quello che mi hai mandato, eh. Qualcosa senz'altro di stupenda. Infatti. Molto particolare. Oh madonna. Mi ha fatto venire una voglia. Sharder, possiamo fermare? Voglio vedere. Aspetta che è lì il telefono, Mauri. Aspetta un attimino. Finisco il giro. Dai, scommettiamo. Aspetta ragazzi, che voglio vedere sto panino. Giulia, anche a me mi ha fatto venire fame l'amico Maurizio. Non puoi fare certe cose, Mauri. No. Ma no, amico mio. Spero di sì, grazie, sei proprio un amico, eh. Ma dai, è la cosa più bella che ho mai visto in vita mia. Posso mandare la foto alla Giulia? È bellissimo. Ho una voglia di venire a mangiare da te, amico mio. È che stai a un 1600 km di distanza, credo, più o meno, insomma, a occhio, 1200, 1400, adesso non so giusti quanti chilometri siamo. Però se vieni, Maurizio, se vieni su alla Games Week, giurami
che un panino di questi me lo porti. Io voglio mangiare anche freddo, lo mangio, ma io voglio mangiare un panino di questi qua, amico mio. Oh, vabbè, ho più piccolo, però voglio mangiare un tuo panino la Games Week. Non voglio comprare quelle schifezze lì che vendono loro. Va bene? Me lo prometti? Ragazzi, che panino. Che panino. Mamma mia. E a pensare alla mia bistecchina che ho fatto stasera mi viene un po' di tristezza. Però era buona. Noi prendiamo le bistecche, li mettiamo dentro il formaggio e il prosciutto, poi ci mettiamo sopra un'altra bistecca e li leghiamo con le bistecolini, no? Quindi sono cordon bleu fatti da noi. E non era niente male, vi devo dire la verità, era buono, era buono. Però le cose che mi manda l'amico Maurizio a volte me le sogno di notte. Riesco a sognarmeli di notte, amico mio. Porca, allora? Allora, Sharderino, quando... Fammi finire il giro, poi se vuoi far partire la gara, che sennò è tardino. Ok, che domani siamo tutti a casa, ma poi non la finiamo più. Madonna, che motorino ha sta Toyota, eh? Raga? Come urla. Qui devo stare un po' attento, perché se do gas subito... C'ha talmente tanta trazione questa Toyota che mi parte subito. Qui invece devo stare attento, che di quarta fa un po' fatica. Ok, Charder, se vuoi partire, amico mio, fai pure partire, eh. Fai pure partire, amico mio. Quando l'evento lo inizia scenderai automaticamente in pista. Vediamo se sta correndo Sharder. Ah sì, sta correndo. Vediamolo un attimo sul giro. Con la mitica Mercedes. Mamma mia, che panino. Che meraviglia di panino. Che meraviglia di panino. Burger. Bellissimo, devo provare a farlo, amico mio. Guarda Sharderino, dai Sharderino, fai partire la gara, amico! Bella lì, dai, dai, dai che partiamo! Appena è entrato, grandissimo! Oh, credo che era già partita la gara quando è entrato l'amico Pelé, che è di oggi, grandissimo! Sono stato largo per evitare di toccare dentro l'amico Sharder. Non ho visto se c'è consumo gomme. Credo di no. Perfetto. Allora, a livello di prima ci mette veramente tantissimo sta macchina a salire, eh? Ma tantissimo, raga. Ha una prima veramente infinita, direi. Anche di seconda, comunque. Dopo le altre salgono belle
belle rapide. Anche di terza. Di terza sale bene, eh. Caspita! Qui prendo. Cosa? Sono volato! Sono volato via, raga! Incredibile! Dai, dai, dai! Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti, ultima garettina prima di andare a coricarsi. Grande Loki, grandissimo amico mio, pensavo che eri dato a Nana. Adesso noi facciamo l'ultima garettina, Loki non eri dato prima, se no provavi a entrare in lobby. Amico mio, adesso vediamo se magari Charder ha voglia di farne un'altra, possiamo farne anche un'altra. Se vuoi giocare, se no vabbè, se sei venuto solo per salutare, amico mio, grandissimo. Ah, ok, ok. Ah, sì, forse l'avevi detto, scusa. È vero, l'avevi detto, scusa, scusa. A sto punto che hai detto mi si era scaricato il telefono, mi sono ricordato che l'avevi detto. Caspita, bella larga, eh. Infatti lo sento dietro. Sentilo qua, sentilo qui, Charder. L'ho sentito e anche recuperato un po', eh. Stiamo correndo online, amici. Gran Turismo 7, Logitech G923. Una bella garettina tra amici. Il mio amico Charder Design, che è lui che fa tutte le livree fighissime. 2.8. Ha recuperato un botto. Ha recuperato un botto l'amico Charder. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Stiamo facendo un onlineino. No! Grande Lord, hai salvato la Giulia! Ma quelli pelosi sono bruttissimi. I rani mi piacciono, ma quelli pelosi no. Mi fanno paura. Mi sembra di ricordare i film, sai, quelli con i ragni che arrivavano e ammazzavano tutti, cose terribili. Sì, sì, quelli piccoli li tengo perché comunque ammazzano le zanzare, ma quelli grossi, anche solo, non so, tipo una moneta, che sono pelosi, non mi piacciono neanche un po'. A parte che in teoria dovrebbero essere anche magari non proprio velenosi, ma pungono, quindi già che c'è un ragno che mi punge proprio, anche no. Io non li ammazzo i ragni, li porto fuori se riesco, perché comunque poverini non hanno fatto niente, però se sono belli grossi, insomma, qualche volta una schiacciata di ciabatta. Ciao amici e amiche di Twitch, stiamo facendo un po' di online, Gran Turismo 7, Marco Drums, e vi aspetto domani alle 2, facciamo Formula 1 insieme, i giri reali della Formula 1 a Monaco, quindi se volete venire anche a vedere un po' di Formula 1, e se volete vedere domani sera Gran Turismo, ci vediamo domani sera alle ore 9, eh? Ok amici, quindi vi aspetto alle 2 e alle ore 9. Se volete iscrivervi al canale, grazie mille, se vi piace il mio canale, facciamo lobby online e anche offline, compriamo macchine, se volete chiedere qualsiasi informazione su delle macchine in particolare ve le faccio vedere. Se volete chiedere informazioni su come farmare, adesso hanno tolto la Tomahawk, quindi io farmo su Sardegna con la McLaren. Ah, grande, grande Giulio, grande Maurizio, uè Ryan, grande da Red Bull Ring, esatto amico mio. Grande Ryan. Stasera, sai, di solito finisco le 11 le live, c'era il sabato, l'amico Charder è arrivato e ha detto, dai che ci facciamo un online, amico mio, e allora siamo venuti qui a farci un paio di garette online. Credo che ne facciamo un'altra dopo. Un grande saluto a tutti i telespettatori. Bravo, bravo Ryan. Ah, grandissimo. Diciamo che non urlo tanto perché sennò poi magari i vicini si arrabbiano. Allora parlo un po' tranquillo, ma tanto credo che mi sentite, no raga?
Anche perché Carla è uscita, ha lasciato la porta aperta, la meglio se. Tra poco ragazzi arriverà Loki, nazionale con il volantino tattico. Sì Loki, dai, ci voleva. Ci voleva, amico mio, che un bel volantino di quelli top of the pop che riesci a competere alla grande. Già col pad fai paura, figurati con il volante, Loki. Davvero, davvero. E amici miei, io vi aspetto tutti il 2 giugno, maratona Gran Turismo 7, facciamo 10-12 ore di maratona, quindi io vi aspetto, non so se riuscirò a farla. Quanto ti dura il circuito Sardegna? 15 giri, 727.500, la faccio in 27 minuti, Ryan, senza problematiche, senza, doppiandoli tutti, senza sbattere, senza niente, perché la pista è talmente bella che si riesce a fare in scioglievolezza, si fa un box solo per far benzina, perché le gomme non si cambiano mettendole dure, e si deve soltanto abbassare il limitatore di potenza e l'altro, basta, tutto lì. Ciao Lord, grazie mille davvero che sei rimasto fino adesso, amico mio. Pensavo che andavi a letto un po' prima, sapendo che eri veramente stanco. Grazie Lord di tutto, grazie per essere stato con noi, la tua simpatia e la tua gentilezza, la gentilezza di aver votato che io perdevo, eh? Grazie Lord, sempre solito gentilone, eh? Ma la Giulia rimane? Ciao, anche tu? Ah ok, va bene Giulia, grazie Giulia, grazie Lord, grazie per essere stati qui con noi, grandissimi. Mappa carburante 6, assolutamente Ryan, assolutamente, ma puoi farla anche al 5, tanto comunque diciamo ovvio, se no a chi serve, esatto amico mio, no ma va benissimo che giochiamo così, vai tranquillo, se fanno tutti che vincono non è bello. Ci vediamo domani Giulia, grazie, ciao Lord, ciao Giulia, buonanotte amici. Va bene ragazzi, amici di Twitch, anche noi, ciao Giulia, grandissima. Loki, se tu vuoi venire a giocare sì, c'è posto adesso, se non vuoi venire a giocare stai dentro con noi. Grande Lord, grande amico mio, grazie di tutto davvero, sia dagli abbonamenti, dai sub che mi fai, dal supporto, dalla moderazione, grazie di cuore davvero, e anche poi dall'amicizia fuori dal live, dal gaming, che ci chiacchieriamo tra di noi. Va bene, a domani ragazzi, dai andate a letto ragazzi, andate a letto o fate cose zozze, perché da voi due questa cosa qui che è stanco Lord mi puzza un po'. Grandi ragazzi, ok, allora sì assolutamente, Ryan con la mappatura 6, io ho fatto il caffè 2, 40, 41, ho provato il 41 gruppo 1, però è tosto. È grande Ryan, grazie come l'hai detto, io volevo farlo stasera ma poi per una serie di eventi ha corso Carla, mia moglie, Bragali TV, e quindi non sono riuscito a fare il caffè, quindi dici che è bello tosto, eh? Bene, buono sapersi. Bisogna farlo però, perché hanno messo cose in più, quindi io aspetto l'auto da 3 milioni, ma quale da 3 milioni? Quale Loki? Oh, per leggere ragazzi sono andato a sbattere. Ok, grazie Lord, grazie Giulia, eh? Ok. Qual è quella nuova? Da 3 milioni. Ma qual è quella nuova auto che... Qual è che dici, Loki? Ascolta, ho un lapsus, un vuoto di memoria. Che auto da 3 milioni è che c'è da comprare? La Toyota, 1 milione costa. La ibrida, per correre il campionato delle Toyota. 1 milione amico mio. Grande Drums, bravo Sharder. No, è ibrida, è 1 milione mi sembra di averla vista. La Toyota dici? La Toyota quella... Sì, 1 milione. O forse 3. No, forse c'hai ragione tu. Forse c'hai ragione tu, Loki. Non lo so. Sinceramente non me lo ricordo. Non me lo ricordo, amico mio. Forse hai ragione tu. Sharder, tu hai voglia di fare un'altra gara? Cosa vuoi fare? Vabbè, se ne facciamo un'altra, non la facciamo Red Bull, eh? Sì, ok, l'hanno aggiunta con l'aggiornamento. Allora, mentre io salvo il replay, vado un secondo.
Ah, ok. Allora, Sharder, fai un'altra pista, un'altra nuova se vuoi, amico mio. Dai, facciamo un'altra pista nuova. Ci sto. Quella che vuoi. Vieni anche tu, Loki, assolutamente. Assolutamente. Allora, intanto vado al Brand Central per vedere. Tra l'altro, ragazzi, se volete giocare con noi, senza problemi, ci scambiamo l'ID dalla PlayStation, vi metto nel gruppo e si può giocare anche insieme. Allora, una è questa qui, raga. La Roadster. Che ce la compriamo subito, cioè sinceramente non devo stare qua tanto a aspettare. Ok, questa l'abbiamo comprata, che è quella nuova che hanno messo, ok raga? La Roadster Shop Rampage. Bella lì. Questa poi la proviamo dopo, eh? La proviamo dopo. Quindi questa ce la siamo gombrate. L'altra che dite? Ah, ecco, una la Suzuki VGT, che dovrebbe essere molto bella, da 1 milione. È vero, ragazzi, avete ragione, 1 milione. Era questa quella da 1 milione. Invece la Toyota vale 3 milioni. Ok, ci sto a spendere 3 milioni per questa Toyota. Ah, sì, avete ragione. Perché mi sono confuso con questa, che era da 1 milione, raga, vedi? Mi ero confuso con questa, non è che ho campato in aria. Che tra l'altro è ibrida anche lei, solo che questa è la versione del 2021, l'altra è la versione del 2016. Che tra l'altro poi quei cosini lì che ci sono dietro con le luci rosso, ma cosa fanno? Rosso, giallo e verde? Che cos'è che vuol dire, raga? Qualcuno di voi lo sa? Me lo sa spiegare? Quelle luci lì rossa che ci sono tre lucette dietro? Ah ok, 3 milioni, hai ragione. Abbiamo i nostri bellissimi premi, la Toyota vale 3 milioni, quella busta vale la 1, la 2 o la 3. Esatto, Ryan, esatto. Allora, io sinceramente prima di comprare quella, io voglio comprare questa qua. Ve lo faccio vedere subito perché allora io le ho comprate tutte. Devo comprare la 500 Mondial di Pininfarina coupé del 54. Ci sono, eh? Ok, della Ferrari. Ok, ragazzi? Quindi io voglio comprare questa Ferrari 500 da 4 milioni. Dopo la Ferrari comprerò anch'io la grandissima, quella che avete detto voi adesso, la Toyotina. Per ultima voglio comprare la VGT della Suzuki, perché alla fine della fiera. Che poi tra l'altro forse bisogna comprarla per forza per fare una cosa del caffè, se non sbaglio, ragazzi, eh? Non vorrei dire stupidate. Pista posso driftare. Ok, allora la pista è buona. La pista è buona e nuova, spero che mi faccia entrare. Perché prima ero già entrato, invece adesso sto vedendo che sta facendo fatica. Io ho problemi, amici miei, con l'occhio. Tu pensa che sto a 30 milioni e mi sento pure basso come crediti. Punto a prendere le leggendarie che non ho appena escono. E bravo, bravissimo Ryan. Io ho fatto la stupidata di spendere 38 milioni al giorno del mio compleanno e adesso devo farmare per ogni roba che esce. Non va bene, è vero. Tanto quelle del Brand Central puoi comprarle quando vuoi. Se non fai il campionato quello lì della Toyota, Nismo mi sembra si chiama, giusto? Non serve a nulla, non serve a nulla a comprarle subito. Quindi effettivamente fai bene a fare così. Questo tipo di atteggiamento mi piace. Allora, la sessione è scaduta, non mi fa entrare. Dai, su e accedi la stanza di Sharder. Oh, bisogna sempre farlo 2 volte. Perfetto. Loki, entra dentro anche tu. Facciamo questa garetta, ragazzi, e poi. Allora, io uso sempre questa, ti va bene, Sharder? Usiamo sempre la stessa macchinetta. Tanto la mia è uguale alla tua, credo, eh. Oh, questa pista che pista è? Funziona? Tagli un pugno con le come le TV di una volta funzionava, sì, avevi ragione. Il tubo catodico, ma perché si ossidavano i contatti delle valvole, allora gli davi una bella cartella, si spostava la valvola e funzionava. Mamma mia, ragazzi. C'era il Black Trinitron della Sony una volta che è qualcosa di spettacolare. Ma che pista è questa qua, Sharder? Bella! Allora, raga, il cordolo non si può prendere. Molto bella come pista. Allora, Loki, noi possiamo giocare solamente Kyoto? Ah, come Dragon Trail? Davvero Dragon Trail? Ah, ok.
Kyoto, eh? Sai che non... Ma è nuova sta pista, scusate. Hanno messo una pista nuova anche. Questa è tosta, eh? A me non sembra di non averla mai fatta sta pista. Sarà magari che mi sono dimenticato? Ma... Tra l'altro, ragazzi, sta piovendo qua da me, eh? Notizia bomba. Che bella sta pista. Allora, Loki e Sharder mi stanno girando, quindi non possono scrivermi. Ma voi, ragazzi, pensate che questa pista è nuova perché io non l'ho mai fatta, o non l'ho mai fatta perché non ho mai visto tutte le piste del gioco? Perché sinceramente, ragazzi, è molto bella e non mi sembra di averla mai fatta sta pista. Ah, non è nuova? E come mai non l'ho fatta io? Siete che non ho fatto tutte le piste allora. Forte questa pista qua, mi piace. Oh, sta Toyotina qua non scherza, eh. Avete visto come... Io drifto un po', se me lo permettete. Vai tranquillo. Adesso, quando faccio un giro fatto bene, ti vengo a vedere, c'è Loki, così ti faccio vedere alla live ai nostri amici di Twitch come drifti, ok? Aspetta, fammi fare un giro perché sinceramente non ne ho ancora fatto uno buono. Caspita, caspita. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti, benvenute. Stiamo facendo un online-ino, io e il mio team corse, Marco Drums Game Racing Team. Arrivo. Oh, caspita. Loki, ma sei impazzito. Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti. Se vi piace quello che portiamo sul canale, stiamo giocando col mitico Sharder e Loki online del mio Marco Drums Game Racing Team. Portiamo Gran Turismo, Formula 1, Warzone, Fortnite e tanti altri giochi. Eh sì, tu sei impazzito. ti fermi lì te proprio, in traiettoria. Allora, questa pista non credo, non ricordo di averla fatta. Qui si salta, raga. Oh! Ok, bellissima tra l'altro. Non me la ricordo di averla mai fatta, vi dico la verità. Probabilmente poi l'ho fatta magari 50 volte in un altro contesto che c'era la gara, non mi sono mai accorto che la pista era così. No, Ryan. No, perché giovedì è uscito l'aggiornamento. Dopo ho dovuto farmare per comprare la macchina per il trofeo, sai che è uscita la macchina, la Jaguar, per poter fare il platino del gioco, per poter fare quel trofeo delle tre macchine della Le Mans. E quindi ho farmato, e venerdì sera sono andato a fare una live con zio Mario sul suo canale di Rocket League, e quindi venerdì sera non ci sono stato. Giovedì sera, sì, la Jaguar del 66. A me manca solo la Ferrari per il trofeo. Ciao Anderson! Andersonis. Ciao Andersonis, scusami. Ciao, buonasera amico mio. Grande, grande. Allora, tanto, guarda, tieniti da parte un 4 milioncini e la metteranno. È il trofeo quello di comprare le tre leggendarie che hanno corso alla Le Mans. Adesso, se aspetti un attimo, Ryan, ti dico come si chiama proprio il trofeo, che serve per platinare il gioco alla fine della fiera. Allora, se ti piace il mio canale e la community, Anderson, aspetta, puoi pure iscriverti al canale, amico mio, così ci divertiamo insieme, eh? Ti ringrazio se ti iscrivi al mio canale, grande, grande. Facciamo anche Formula 1, facciamo anche Fortnite, se ti piace, facciamo Warzone,
facciamo tante altre cose, tanti altri giochi. Io porto tutti i giochi al day one, sia su Xbox Series X che anche... Io ho letto una... che costa... 8-9 milioni comunque, sì. Allora, bisogna avere la Ferrari 330, la Ford 4 Mark 4, e poi bisogna avere la Jaguar che c'è oggi per fare il trofeo. Io mi ero perso... Ok, adesso ti guardo, adesso guardiamo l'occhi, ragazzi, intanto che... Allora, aspettate che... Ok, perfetto. Allora, andiamo a vedere il Loki che ci fa una... Orca miseria, ho sbagliato. Guardiamo la gara. Allora, questo è il mitico Charles. Vai Loki, vai Loki, go. Vediamo il grandissimo Loki a fare drift. Ragazzi, Loki è il mio pilota di punta del Marco Drums Games Drift Racing Team. Quindi la livrea del mitico Charles Design, Marco Drums Games, e il Loki che è veramente bravissimo. Guardate un attimo come drifta Loki, ragazzi. Allora, Under, io mi iscrivo al tuo canale. Se tu hai voglia di iscriverti al mio, mi farebbe veramente, veramente piacere. Ecco qua, ti sto seguendo, eh. Grandissima. Ok. Vietato fumare. Guardalo, guardalo come drifta. Guarda come drifta. Sì, le macchine sono quelle tre lì. Adesso ti dico il trofeo come si chiama, eh. Intanto che guardiamo il grandissimo Loki farsi una driftata generale, incredibile direi, bravissimo Loki. Allora, il trofeo si chiama proprio così, ragazzi, io sono all'85%. Ah, ok, l'hai preso, vabbè, io lo dico lo stesso ai ragazzi, se c'è dentro anche qualche altro ragazzo che può interessare, eh. A me manca maestro del circuito. Oh, grazie Andersonis, grazie amico mio, grandissimo che ti sei iscritto, grazie amico, grazie davvero. Allora, sto leggendo, intanto guardiamo il grandissimo Loki, ragazzi, che fa drift da panico. Dai Loki, forza, fai andare. Ciao zio Mario, grandissimo zio Mario. Forza Loki, fai andare sta macchina in drift, fai sgommare. No, Loki, si è girato. Si è girato, grandissimo Loki. Allora, come si chiama sto trofeo? Ciao zio Mario, grandissimo. Oh, guardalo. Andiamo a vedere un attimo Sharderino, dai, andiamo a vedere Sharder, se lo merita anche lui. Dai Sharder, fai un bel giro, facci vedere un giro completo grandissimo. Guardalo. Abbiamo visto il mitico Loki. Guardate che belle le livree, ragazzi, di Sharder Design. Potete vedere queste livree bellissime solo sul canale di Marco Drums Games. Quindi io vi aspetto, iscrivetevi al canale. Grazie comunque Andersonis, grandissimo. Io ti chiamo, scusami, ma ti chiamo Andre, ok? Così, se no tutte le volte mi devo ricordare, scusa che c'ho una memoria un po' del cavolo. Ander, io ho anche preso il trofeo dell'auto elettrica prendendo la Porsche Giro da 1 milione. Ok, a fare la gara del caffè 41. Cioè, perché hanno fatto dei trofei in più? Allora, io devo fare il trofeo completo di 50 gare in modalità sport e 100 photoscape. Ho scattato. Allora, le tre auto leggendarie si chiama il trofeo. Hai acquistato tre auto da corsa leggendarie che hanno partecipato alla Le Mans. No, è che finora non ho avuto... quella delle auto elettriche. Ah, ok. Oh, Sharder, ragazzi, non scherza. Ai, Sharderino, no! Puntando alle leggendarie e alle usate, il brand è un po' scarno. Sì. Per spendere meno per il trofeo elettrica va bene pure la BMW. Ma è bella domanda. Secondo te, Ryan, puoi rispondere all'amico Under? Marcolino, stavolta vado a letto e buonanotte. Ah, ok, Loki, va bene, amico mio, dai, buonanotte, grande. Comunque abbiamo visto il tuo drift, è stato costato comunque figo, eh. Grandissimo. Dai. Aspetta, perché se c'è dentro ancora Loki ci fa partire in tre. Aspetta che esce Loki.
Ok, adesso parti pure. Grazie Loki, eh. Grazie di essere stato bel drift, grandissimo. No, no, è un'affermazione. Ah, scusami, scusa Ander. Ah, è un'affermazione. Ok, grazie, grazie dell'info. Allora Ander, devi capire che è tutto il giorno che sto giocando Gran Turismo e il mio cervello è andato in pappa. Di solito finisco alle 11, questa notte stiamo andando a oltranza e quindi veramente sto impazzendo. Facciamo questa garetta, poi vi saluto ragazzi, ci vediamo domani alle 2 col Formula 1, la gara reale, i giri reali come nella realtà, perché domani corrono a Monaco, quindi corro a Monaco anch'io, ma ragazzi sarà un disastro per me, un disastro, perché io quella pista lì davvero la odio. Buonasera. Grande Ander, grande Andre, no Ander, perché ti chiamo Ander? Andre, scusa Andrea. Dai, 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 6 giri, eh. Questa pista, oh raga, io non me la ricordo, non me la ricordo. Charles sta correndo con noi, grande Andre. È quello lì davanti che sta correndo come un matto, eh. Sta correndo come un pazzo, ragazzi, questa pista si salta, eh? Io sinceramente non me la ricordavo questa pista, vi devo dire la verità, ma non pensavo che era così bella. Infatti gli ho detto all'amico Charles, dai, non corriamo sempre su Dragon Trail o Red Bull Ring o a quell'altra lì che non c'è il curvone, corriamo su una pista nuova. Io mi ho fatto vedere questa pista qua, oh raga, forse che faccio un casino, beh, l'hai acceso per giocare, caspita, ma non c'è problema, dai, domani sera. Andrea, non c'è problema, adesso ti sei iscritto al canale, sei entrato nella nostra bella community, che la chat di gioco dovevi vedere prima com'era bella animata con Roberta, con tutti i nostri amici, e quindi non c'è problema, adesso sei entrato nel gruppo, quindi qualsiasi volta che facciamo online, ci scambiamo poi il DD della PlayStation quando sarà il giorno in cui giochi con noi e giochiamo insieme, senza problemi, senza problemi. Davvero? Si è schiantato Perez? Io non so nulla ragazzi, perché le gare le faccio solo io e quindi mi interessano solo le mie di gare. Oh Sciarderino, come viaggia? Allora, io gioco tutti i giorni alle 9, ok, però diciamo Andrea, sì, anch'io sono incasinato col lavoro, i figli, e c'è anche mia moglie che corre tra l'altro, mia moglie si chiama Bragali TV, chiama Carla, e corre anche lei, prima si è messa a correre anche lei, corre online e corre con tutti ed è veramente bravina, sì, bravina, simpaticissimissimi. No, questa non ci voleva, questa dell'erba non ci voleva, raga, ero proprio vicino a Sharder e corriamo tutti i giorni, quindi non c'è problemi per me di staccare dall'offline e andare online, se ci siete e avete voglia di giocare, facciamo un gruppetto di 2 o 3, insomma non c'è problema, poi se magari una sera ci sei solo tu, possiamo giocare anche insieme, non è un problema, una o due gare le si fa veramente volentieri. Io le faccio volentieri con voi ragazzi. Charder sta andando veramente forte, raga. Credo di sì, Ryan. Sinceramente ti dico la verità, ultimamente le sta facendo sempre Charder le gare, perché ho problemi alla linea o non lo so, io e Loki non possiamo giocare insieme, è impossibile. Però se fa la lobby Charder, entra dentro nella lobby di Charder, entro dentro io, riusciamo a giocare. Quindi non saprei dirtelo sinceramente. Adesso ci stiamo divertendo a fare le gare con consumo carburante e gomme, anche se adesso non l'abbiamo fatta stasera perché vabbè, sennò sarebbero stati troppi giri. Facciamo quella, così è un po' imprevedibile, nel senso che ci sono i cambi gomme, no? Che uno può sbagliare magari a fare o finisce la benzina. Però credo che ci sia il meteo variabile, quello del meteo è un po' una rottura, se ti devo dire la verità, non è che mi piace tantissimo, perché a un certo punto si mette a piovere, sì effettivamente bisogna entrare nei box a cambiare le gomme, ma no, porca loca. Allora io ho il G923, bravissimo, sì, hai visto bene. Diciamo che la mia ambizione massima è andare poi su Fanatec DD Pro, però sinceramente ho altre spese da fare per il canale, tipo il computer per fare le grafiche fighissime, che le ho già fatte, e ci sono altri video dove faccio vedere anche
le grafiche diverse con due inquadrature della telecamera, ma purtroppo mi scatta il computer, quindi la spesa di un computer nuovo, e devo valutare se prendere un portatile da gaming che mi tenga le live o se prendere un fisso da gaming. Adesso poi devo vedere un attimo, chiaramente i soldi non vengono dal nulla e con tutte le spese e tutta la roba che sta aumentando qui, ragazzi, è sempre più difficile arrivare a fine mese. Però fa niente, dai, noi ci divertiamo lo stesso e ci rilassiamo alla sera. Comunque Sharder sta volando, il G923 funge con la PS4, assolutamente sì. Il G923 è il G29 con l'evoluzione del G29. Il G29 è il base ed è quello più usato da tutti e più figo. Sempre su su questi prezzi, perché poi se andiamo su Trasmaster da 600 euro o simili si aumenta il prezzo e aumenta anche la qualità e la precisione del volante. O il Fanatec, che diciamo secondo me è il top. Instagram video con il PCVS e il contro stesso ti godi molto di più. Sì, infatti volevo toglierlo, ma non ho impostato il joystick e quindi devo andare a... Allora io col TCS, sì, Fanatec. Sì, allora il TCS io normalmente lo tolgo, parte quando sono proprio stanco. Allora il TCS a zero lo tolgo raramente quando mi trovo davvero una macchina che mi ci trovo bene, se no a zero è una rottura. Lo tengo a 1, così almeno non mi fa il testa coda ogni volta che accelero, perché comunque dovendo anche parlare e... sì, è vero, hai ragione, infatti volevo cambiare ma non trovavo più il tasto del pad che era distante. Io normalmente lo tengo 1 o 2. È 0, dipende dalle macchine, sinceramente, Andrea, perché ce ne sono certe che a 0 è uno stress. Poi, come ti ripeto prima, sai, quando tu sei bello concentratino, il G29 vedrai che spettacolo che è. Il G923 è solo l'evoluzione, Ryan, e ha soltanto il True Force che ti porta a 0 il volante. E ti senti di più l'asperità del terreno perché ha un coso diverso nei motori, però alla fine è lo stesso volante, quindi non è la pedaliera identica, e ti dico che è veramente bella per il prezzo che ha. Intanto noi andiamo per campi ok, dai, questa è la vinta tu Sharder, anche se è molto bella, devo esercitarmi un po', ragazzi, in questa pista. E come vedi, Andre, io devo anche parlare e rispondere a voi. Sì, è bellissimo. Diciamo che poi l'evoluzione dopo sono volanti da, come dicevamo prima, come dicevi te, sì, dall'agricoltura, esatto. Infatti porto anche Farming Simulator, se volete vederlo sul canale. Quindi sì, stasera ci diamo l'agricoltura. Diciamo che il mio cervello si è già spento, penso, 10 minuti fa, e adesso sta andando solo la volontà di voler finire questa gara, ringraziarvi e andare a letto. Sinceramente non ce la faccio più. Ho una certa età, ragazzi, quindi potete anche scusarmi, ma il mitico Sharderino andrà avanti anche magari ore di notte. Io facevo le 4-5 quando avevo 30 anni, ma adesso è professione taglia erba, esatto. Che poi tra l'altro c'è un gioco bellissimo, ragazzi, che si chiama... come si chiama quello lì che si usa al taglia erba proprio? Ho un sacco di video anche sul mio canale che ho fatto di quel gioco lì, che l'hanno anche regalato col Plus, però che l'hanno incluso nell'abbonamento, perché non è un regalo il Plus. Non mi ricordo come si chiama. Ah, che memoria. No, non mi ricordo proprio, ragazzi, come si chiama quel gioco lì. Era un gioco che potevi correre anche col divano e spaccavi tutte le macchine. Ho un sacco di video sul canale, sul mio canale di YouTube. Ragazzi, tutte le live, tutto quello che vedete, io lo salvo sul mio canale di YouTube, che ci sono anche le vostre le chat, quindi se poi volete andare dopo due giorni, io li porto su YouTube tutte le chat, tutti le live, quindi se volete poi far andare gli amici sul canale, vedere le vostre conversazioni, che ci siete stati anche voi da me, potete tranquillamente far iscrivere tutti i vostri amici e andare a vedere le live salvate. E comunque, finita la live, potete vedere anche
la stessa live registrata, perché Twitch tiene le live 15 giorni. Orca, no, ragazzi, stasera per campi. Niente. Allora, mi spiace Andrea che sei arrivato adesso, ma se arrivavi un po' prima vedevi una gara un po' fatta meglio, perché l'ho vinta tra l'altro quella di più. Però questa pista qui mi piace veramente tanto. Voglio chiedere poi all'amico Sharder di fare altre belle gare insieme. TCS all'1, è vero, hai ragione. TCS 1 è tanta roba. Magari provo anche a toglierlo a zero la prossima volta. Comunque Sharder, sei stato veramente, veramente bravo. Veramente bravo, amico mio. E insomma, comunque lui ha vinto perché siamo in due, quindi comunque nel senso secondo sono arrivato anche senza far niente. Va bene, dai. Allora ragazzi, certo amico, oh, bellissima gara, dai, una l'hai vinta te, una l'ho vinta io. Però questa, ah, Tokyo Driving Park, bella, Kyoto Driving Park. Questa gara mi piace un casino, Sharder, davvero, dobbiamo farla anche domani sera se ci sei, amico mio. Allora, io ragazzi vi ringrazio davvero tanto per essere stati nella mia live, per esserti iscritto, grande Andrea. No, una grande differenza TCS 0 oppure 1. Sì, c'è. Allora, però diciamo Ryan, quando sto parlando con voi, grande Sharder, davvero, bellissima community. Sharder è grandissimo, ragazzi, a parte le livree pazzesche, è veramente, veramente... Io voglio comprare questa macchina qui domani sera, quindi dovrò farmare un po' per avere i 4 milioni a disposizione, e vi saluto con la macchina che ha fatto il grandissimo amico, prima di tutto, e poi livreatore speciale, ho scritto noto, sì. No, io sento differenza dall'1 al 0, perché dall'1 ti parte via la macchina, cioè dal 0 ti parte via la macchina se non stai attento proprio a graduare il gas, non mi veniva in mente, scusate ragazzi, è un po' tardi per me. Eccola qua, la mia raccolta, ma che me ne frega degli altri. Allora, e invece sull'1 comunque riesci tranquillamente a dar gas pieno dopo le curve, insomma, non ti si gira come una stupidona, ecco. Allora, guardate e vi saluto, guarda amico André, le mitiche livree di Marco Drums Games Channel, di Sharder Design, del Salento, queste sono le mitiche livree del Marco Drums Games Racing Team su Gran Turismo 7, uno spettacolo. Sì, allora, quando tu giochi concentrato, sì, assolutamente. Quando gioco io in live, che devo prestare attenzione anche voi che scrivete, tanta roba, ti dico che faccio veramente fatica. Ti dico che le prime volte, André, livreatore professionista, sì, Sharder è veramente un mito, ormai è diventato il nostro mito, ed è mio, quindi toglietevi la... non è mio perché Sharder è di tutti, è lui che comanda la sua vita, ma è mio nel senso che non farà livree per nessun altro, dovete entrare nel Marco Drums Games Racing Team per avere una livrea fatta da lui, perché sono molto geloso in questo. Va bene, dai. E a parte le stupidate della mezzanotte e mezza con la pioggia e tanta stanchezza, comunque Sharder è veramente bravissimo. È veramente bravissimo, Andrea. Ti saluto, grazie. Grazie all'esclusiva. Esatto, no, che cavolo, Ryan, scusami. Poi viene qua uno, oh dai, sei bravo, vieni da noi, prende, va. E no, è tutta la fatica che ho fatto per tirare su sto ragazzo che ha fatto la prima livrea che faceva schifo. Adesso fa delle livree pazzesche una dopo. Guarda, ma ti faccio vedere un attimo, Andrea. Cioè, guardate per l'amico Morris, per l'amico Maurizio che è entrato prima. Cioè, fa delle cose veramente pazzesche. Queste le vedete solo sul canale di Marco Drums Game Channel. Quindi, ragazzi, ditelo anche ai vostri amici di iscrivervi, di venire a vedere le nostre live, venire a giocare con noi. Andrea, poi ho capito che puoi venire a giocare con noi quando siamo online. Entri dentro e vieni a giocare con me, Loki, Monster, Phil. Siamo tantissimi per farci delle belle giocate in allegria. Si ride, si scherza. Si fanno le cose anche serie, ma insomma non c'è problema se si viene anche addosso, non per sbaglio, ecco. Poi se c'è la serata sportellate, ragazzi, si sportella Andrea, cioè, capito? Guarda qui che roba, cioè, ognuna una cosa pazzesca una dall'altra, una cosa pazzesca, è bravissimo. Guarda qui la macchina dell'amico Kevin, dalla Germania, il mio amico Kevin, Soul TV, che tutti abbiamo il canale, quindi...
Se poi volete andate a iscrivervi un po' a tutti i canali di tutti, ragazzi. C'è anche tu il canale, Andrea, mi sono iscritto al tuo. Dopo se fai live e roba del genere. Sì, è incredibile, Ryan. È incredibile. Guardate la tuta per mia moglie. Guardate che bella la tuta di mia moglie. Fa anche le tute che sono veramente assurde. Questa è la tuta di mia moglie Carla quando corre. Incredibile, ragazzi, incredibile, davvero. Questa diciamo che è una delle prime che mi ha fatto ed è comunque bellissima, arancione, rossa, un sacco di colori, un sacco di Marco Drums Game scritto così, bellissima proprio, guardate che capolavori. E queste mega livree le vedete solo su Marco Drums Game insieme col mitico Charder che è mio. Diciamolo due volte, mica che non l'avete capito bene. Eccola qui, guardate la tuta che mi ha fatto, grazie. Grazie all'amico Charder, guardate che meraviglia. Questa è la tuta per la Subaru, quella che sto usando adesso che... No, questa è per la Honda. Scroscio improvviso, devo chiudere. Esatto, dai, visto che c'è lo scroscio improvviso, chiudo anch'io, ragazzi. Ciao a tutti, buonanotte, grazie per esservi iscritti, grazie per aver partecipato alla live, ci vediamo domani alle ore 2 con Formula 1. Ciao a tutti, buonanotte amici, buonanotte a tutti. Lascio un secondino solo ancora la live, senza il video e senza l'audio, e poi chiudo anch'io. Quindi buonanotte, grazie a tutti, ciao.